Buonasera, buonasera, è tutto più o meno pronto per una nuova puntata di Propaganda Live, per l'ultima puntata di Propaganda Live per quel che riguarda questa stagione. Parleremo di quanto è accaduto questa settimana, di quel che sta ancora accadendo, parleremo inevitabilmente della morte di Silvio Berlusconi, dei funerali, del lutto nazionale, di tutto quello che è successo. Lo faremo con i nostri strumenti tra poco qui, Propaganda Live, la sette. Berlusconi, ma perché scegli con me? Oh? Ma perché scegli con me? Io non stavo a lavorare per te. Oh. Io sto a lavorare per te. Come? Oh. Mannaggia ingrata. Oh. Sono 5 anni che ti portiamo l'acqua con orecchie, Berlusconi. Ma che c'è? Pure la scorza di limone? Io non lo so. A me mi dispiace. No, scusi. A me mi fa rabbia, mi fa rabbia. Mi spieghi meglio. Ma che cosa vuol dire? A me mi fa rabbia perché a sentire lui pare che il centro-sinistra in questi 5 anni non ha fatto niente, oh, siamo sfaticati. E invece voglio dimostrare, vero, perché c'ho Italia, oh, i grandi risultati del centro-sinistra, Berlusconi. Sì. Mannaggia, oh. Allora. Prima cosa, 5 anni di centro-sinistra, nessuno ha mai toccato il conflitto di interessi. Ti avevo mai torto un capello a Berlusconi. Nessuno ti ha mai toccato la televisione. Non ti piaceva Prodi, l'avevo mandato all'estero, oh. Trappolone, ta, c'era Prodi, mannaggia la cartolina. Prima cosa, oh. No, questi sono fatti. Questi sono i fatti. Avete lavorato per lui. Questi sono i risultati degli uomini che erano nel centro-sinistra e si sono impegnati, eh. La prima cosa che fa D'Alema è dire che Meda è una grande industria culturale, oh. E te sei un grande statista europeo. Finita stava a rimontare, abbiamo scatenato Mariotto Segna, oh. È tornato giù, eh. Oh. Bossi faceva il drogato, se lo siamo presi noi, ti abbiamo disintossicato e ti abbiamo ridato la garanzia. Ma che devo fare da più? Effettivamente. Berlusconi, sono in grado, sei, oh. Effettivamente. Mannaggia. Se siamo presi tutti i pezzi tuoi, siamo presi a Pivetti, Cossiga, Mastella, Dini, Amadeus e Papi, è roba tua, oh. Se la siamo tenuta, Berlusconi. Capisco anche la sua amarezza, però ho capito, allora, se le cose stanno così, non ho capito perché avete fatto tutto questo, perché mai avete capito che l'Italia è un paese irreprimibilmente di destra. Ma sì, ma che stai a dire? Te fa la satira, mi fa anche ammazzare da ridere, ma qui stiamo parlando di cose serie. E il paese non è né di destra né di sinistra, ah. E il paese è di Berlusconi, è su, oh. Qua stava a chiacchierare. Ma come ragionate, oh? Ma se te te compri una macchina, di destra o di sinistra? Ah, tu, oh, se vanno a destra va a destra, se vanno a sinistra va a sinistra. La macchina tua. Ma stai a scherzare. Scusi. Però un po' di rispetto va a gente che lavora. Te va pure in barca, ma rispetto a gente che lavora. Un'ultima domanda, scusi, non ho capito una cosa. Ma voi volete vincere o volete perdere? A sere. Io non lo so chi vince questo conflitto elettorale. Io non so se vincerà la grande formazione democratica riformista della sinistra o se vincerà questa destra autoritaria e illiberale. Io ti posso dire una cosa sola. Se vince Berlusconi, Berlusconi, ricordati degli amici! Ricordati di chi ti ha voluto bene! Ricordati di chi ti ha voluto bene, Antaccia! Stagione di Propaganda Live, ultima puntata di questa stagione. Cominciamo con gli applausi e i saluti alla Propaganda Orchestra, quest'oggi composta da Roberto Angelini alla chitarra, Matteo Pezzolet al basso, Fabio Rondanini alla batteria, Vincenzo Lato alle percussioni, Daniele Coffi Rossi alle tastiere, Giovanni Di Cosimo alla tromba, Daniele Tintarelli al sax, Chiumi Lì al violoncello, Valentina Del Re al violino. E continuiamo con gli applausi a Costanza Reuchel. Applausi a TG7 a Paolo Celata. Ciao Diego, buonasera. Applausi dalla stampa a Francesca Schianchi.
Applausi alla prima storia di Repubblica, Filippo Ceccarelli. E applausi alla finalità di quello dei ricci occhiali di Marco D'Ambrosio, un'arte Marco. Eccoci qua. Allora, dunque, ultima puntata della stagione, ultima puntata che noi stavamo preparando come una puntata normale, ammesso che le puntate di ogni stagione sia normale, poi ogni puntata ha le sue vicende. Questa all'improvviso si è trasformata in un evento, nel piccolo evento nostro dell'ultima puntata, perché Berlusconi, che è stato un nostro amico, nel senso che ci abbiamo lavorato tutti in qualche modo, c'è chi ci ha lavorato, proprio che ci ha lavorato stipendiato, chi ci ha lavorato, come dire, e beneficiando, faccio fare le virgolette questo gesto che ho sempre odiato, ma in questo caso torna utile, beneficiando di quello che ha fatto, insomma, pregi, virtù, difetti, facendo la satira, appunto, e i giornalisti, ecco qua tutti questi, voi avete quanto ce l'avete lavorato con Berlusconi, e niente, col grande senso dello spettacolo, che non gli è mai mancato, diciamo, ci ha preparato quest'ultima puntata. Racconteremo nei limiti, si è già detto tutto il contrario di tutto in questi 4 giorni solo, sembrano stati 4 mesi, tempo percepito notevole, però lo faremo con i nostri strumenti, che non sono gli strumenti degli altri. Hey! Siamo andati a Milano, siamo andati ad Arcore, abbiamo presenziato, visto, documentato, abbiamo Filippo Ceccarelli, abbiamo tutti gli altri, il massimo esperto di Berlusconi. Ti piace questa qualifica? Al mondo. Dovrei trovartene un'altra forse, però comunque, tutto questo dopo il super spot, tra poco qui cominciamo. La propaganda orchestra. E cominciamo questo racconto, per capirci qualcosa, chiamando sul palco Francesca Schianchi. Sulla scène, s'il vous plaît. Buonasera. Silvio Berlusconi resterà nel simbolo di Forza Italia. Così ha detto oggi il coordinatore Antonio Tajani, perché la notizia della settimana, lo ha detto Diego, la conoscete tutti, e ora, finiti i giorni di contestato lutto nazionale, la domanda è un po' come sarà il dopo Berlusconi, a partire dalla sua creatura, la Forza Italia, un partito che è rimasto orfano di un leader indiscusso, dove lui tutto decideva e tutto disponeva, dove bastava una sua parola per mettere ordine. E ne resta orfano proprio in un momento in cui c'è una certa tensione, lo abbiamo raccontato tante volte, tra un'ala governista e una molto più critica. Non a caso, oggi c'è stata una conferenza stampa con tutti i dirigenti nazionali, Aronzulli, Tajani, Barelli. Lo scopo fondamentale era di restituire un'immagine di unità. Unità che per Forza Italia è fondamentale per affrontare il futuro, per resistere al rischio di campagne acquisti di altri leader di altre forze politiche, per garantire una stabilità al governo. Giorgia Meloni sa bene quanto sia fondamentale la tenuta di Forza Italia per la navigazione del suo governo. Ma Silvio Berlusconi è stato ampiamente evocato anche su questa riforma della giustizia, gli è stata in qualche modo dedicata dal governo. La riforma della giustizia è stata approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Ora, dedicarla a Berlusconi non so se sia il miglior viatico, considerato i rapporti che Berlusconi ha avuto per decenni, molto conflittuali con la magistratura, arrivati a dei picchi, vi ricordate tutti la frase, la magistratura è il cancro della democrazia. E infatti anche questa riforma parte non con le premesse più serene. Gran parte della magistratura è contraria. Ieri il ministro della giustizia Nordio ha detto che i magistrati non possono criticare le leggi come se non fossero cittadini come gli altri, con diritto di critica e di opinione. Tra le misure più importanti c'è l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, una revisione del reato di traffico di influenze e poi l'ennesima stretta alla pubblicazione delle intercettazioni.
Secondo il governo si tratta di una svolta garantista. Diciamo che si direbbe forse più un garantismo un po' a senso unico per colletti bianchi e potenti, però staremo a vedere. Ma mentre c'era il funerale di Berlusconi, mercoledì, siamo venuti a sapere di altri lutti, altre morti. Un'altra, l'ennesima tragedia del mare, questa volta nelle acque greche. 78 vittime accertate, ma si parla di probabilmente fino a 600 morti. C'erano 100 bambini ammassati nella stiva di quel barcone che è precipitato nel Mediterraneo. E sembra sempre un déjà vu, sembra che l'Europa non impari mai. Anche questa volta Frontex aveva avvistato, però i soccorsi sono arrivati ore dopo, lo scaricabarile tra la Guardia Costiera Nazionale e Frontex, cose che abbiamo già visto, ci ricordiamo tutti di Cutro. E per questo le promesse poi di andare a cercare scafisti e trafficanti ovunque suonano purtroppo impotenti, vuote, così come impotente è la frase, che la rassicurazione che è arrivata, sta cambiando il paradigma in Europa sui migranti. Davanti a quelle immagini che avrete visto anche voi oggi, quell'uomo che arrivava dall'Olanda, è arrivato in Grecia e abbiamo visto tutto il suo sollievo disperato quando ha trovato il fratello, malconcio ma sopravvissuto. Ecco allora cosa resta di questa strana settimana. Le incognite della politica nazionale e delle tragedie del mare che troppe volte abbiamo raccontato e che veramente vorremmo non vedere più. Francesca Schianchi. No, dico. No, dimmi tu. E dove vai ormai? Se sono giocati tutto. 4-5 giorni non c'è rimasto niente. Sono rimaste proprio le cazzatelle. Come ha reagito il corpo politico, nei suoi rappresentanti più notevoli, in quelli più piccoli, a sta cosa. E partiamo da lei. Andiamo proprio di nicchia, andiamo, cominciamo così, per la serie Lo famo strano. Sì, mi piace la foto, molto Celentano. Susanna Ceccardi, ricordiamolo sempre. La Lega. Che è? Eurodeputata? Europarlamentare della Europarlamentare. Della Lega. Si dice più eurodeputata. Eurodeputata. No, è sbagliato? No. No, però ma è corretto. No, perché mi viene da dire siccome l'Europarlamento mi viene da dire Europarlamento. Certo, anche in Italia c'è il Parlamento. Ho capito, però mi viene da dire Europarlamento. Sì, vabbè, volevo solo capire se avevo sbagliato, Francesca. Io mai, penso sempre Diego, di aver sbagliato. Tu mi correggi, soprattutto. Ok, dopodiché abbiamo detto europarlamentare, ma aggiungiamo mancata governatrice, governatore della Toscana, no? Sì. Perfetto, leghista. Susanna Ceccardi pubblica questa foto, devo dire, molto bella. All'1.30 di notte. All'1.30. No, di pomeriggio. No, che è 14 giugno. Vabbè, 14. Dopo un po'. Dopo un po' dal decesso di Berlusconi. Oggi si svolgerà il funerale di un gigante della politica e del modo di fare italiano. Ho deciso di andarci e prendere un giorno di riflessione che per chi fa politica e porta con sé la responsabilità di scelte complesse non deve mancare mai. Io mi sono svegliata alle 6 a Strasburgo per prendere poi un auto verso Stoccarda e l'aereo per Milano. Stasera torno a Strasburgo col tragitto inverso in modo tale da votare domani mattina in plenaria. Una bella sfacchinata. Ma uno come Silvio nasce e muore una volta soltanto. Oggi ho l'onore di avere un posto a sedere in Duomo a Milano e non avevo alcuna intenzione di lasciarlo vuoto. Oggi vado lì soltanto per dirgli ciao grande! Sic transit gloria mundi. Allora, chiaramente questo messaggio è un po', prima di tutto te la fa pesare. Dice, guarda, io mi alzo alle 6 stamattina a Strasburgo, poi me la faccio in macchina, è una sfacchinata, lo faccio solo perché lui. E dopo quel saluto che dico... No, poi c'è anche il passaggio sul ho il posto, non posso lasciarlo vuoto. Sì, roba di bagarinaggio, non so. Sì, sì. Che fai, lasci il posto... Certo, c'è la finale dei Champions, c'è il posto e che faccio, lascio un altro. Ciao grande, amito. Allora lei o lo capisce o qualcuno glielo dice. Dice, oh, ma hai scritto sta roba? Cerca di fare una cosa solenne, dovevi fare una roba e partire da prima. Allora lei fa un altro post.
Ne fa un altro. E da zero va a 4.000. Quella era prima, questa è dopo. Il funerale. Ehi fu. Basso profilo. Da ciao grande. Qualcuno penserà che il paragone tra Napoleone e Silvio Berlusconi sia improvvido o poco originale. Eppure ho provato oggi nella chiesa alcune di quelle stesse sensazioni che ho provato davanti alla tomba di Napoleone alle Invalides a Parigi. Mi direte che Berlusconi è stato un uomo importante, ma non così importante come Napoleone. Eppure persino il Manzoni, di Milano come Berlusconi, tra l'altro. Non so se sta roba è un indizio. Diego, mi sa pure del Milan. Forse anche milanista. Credo che Manzoni fosse... Si permise di dubitare. Fu vera gloria? Ai posteri, l'ardua sentenza, disse De Napoli, pensa di Berlusconi. Similitudini a parte, oggi mi sono commossa pensando ai miei ricordi legati alle manifestazioni di coalizione, la prima manifestazione nel 2006 in piazza San Giovanni a Roma, da lì non ho più smesso di fare politica, il centrodestra era unito, grazie a Silvio che lo ha tenuto unito per quasi 30 anni, oggi lo è ancora, per me fu vera gloria, cioè lei è già postero. Allora, quella parte verbosa lì alla fine, però alla fine cioè, ci rivela che lei è una parlamentare europea della Lega, però ringrazia Silvio Berlusconi per l'entrata in politica. Certo. A parte che aveva messo una foto qua con Napoleone che c'entrava poco e noi abbiamo pensato, vabbè, diamogli la mano. No, senza massimo rispetto. Ma Susanna, se vuoi chiedicela, se scherza, se gioca. E, però ecco, appunto, il fatto che Lega è anche... alla fine estrema destra si ritrovino in Parlamento è rivendicato con orgoglio, certo. Da Silvio. Il centrodestra l'abbiamo inventato noi nel 94, noi decidemmo di scendere in campo con la destra, cioè con la Lega e con i fascisti, che gli altri partiti, il pentapartito che aveva governato l'Italia dai tempi dell'inizio della Repubblica, avevano tenuto fuori da quello che si chiamava l'arco costituzionale. Non avevano mai permesso che Lega e fascismo entrassero al governo. Li abbiamo fatti entrare noi nel 94, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Già mi manca. No, no, dico... Quanto era bello quando c'era uno che parlava dritto per dritto. Papà, adesso questi fanno tutte le... Ma il fascismo è il male assoluto? No, ma boh, forse. No, dritto. Dritto. Quelli non li facevano entrare, li abbiamo fatti entrare noi. Quindi, non solo la Ceccardi deve ringraziare, ma c'è un nostro Beniamino che deve dire la sua. In tanti. In Fogliana. Ho visto Bossi in chiesa, al funerale. Bossi, in chiesa. Non caparia mai, dito. Ci voleva Berlusconi per farlo andare in chiesa. Anche da morto ci fa fare quello che vuole lui. Ho saputo che te dica. Non che volevo ben. Era un saltimbanco. Un truffa popo, era un stregonasso, uno che ti ipnotizzava, che aveva ipnotizzato Maroni. Quando era andato a parlargli nel 94, lo aveva ipnotizzato con una falsa Coppa dei Campioni vinta dal Milan. E Bobo l'ha vista e ha detto, è lei? E il cavaliere che ha risposto, è lei? Maroni, che era quello sveglio della Lega, si è messo in zenocio come davanti alla Madonna de Arcore. Alleanza fatta, Lega al governo, fine dei sogni di indipendenza. Dovrei odiarlo. Dovrei essere contento che l'è morto. E invece, la prima roba che mi viene in mente quando penso a lui è il drive-in. 1983, ce l'ho qui la brioche, sporchi il mondo che c'ho sotto i piedi. Venivamo fuori dagli anni del piombo, accendevi la televisione, Rai era funebre. Parlava solo che disgrazie, l'invasione di Grenada, guerra fredda, il mostro di Firenze, era a colori ma pareva in bianco e nero. Giravi canale, pam, colori, luci, paillette.
le ragazze fast food con le tette fuori, il paese dei baiocchi. Sai quella puttanata che avevano inventato i frichettoni negli anni 70? La fantasia al potere. L'aveva portata Berlusconi, la fantasia al potere. Contabilità creativa, deregulation, bim bum bam. Era tutta una trappola, pa' fregarne, ma al manco te ridevi. Gli hanno fatto torto. Gli hanno fatto torto a fargli il funerale di Stato, il lutto nazionale, musi longhi e la vendetta della TV di Stato. L'ha fatto apposta a Meloni, pa' cavarghi a scena, coprire tutto con un bel velo nero. Hanno fatto torto a farlo santo subito, triste. Lui non era così, non era come i Magnaschei delle serie TV americane di adesso, tutti tristi, sempre incassati, problematici, no. Lui era Dallas, era Dynasty, era uno squalo, ma era al vertice di una catena alimentare dove vinceva il più forte, ma anche il più simpatico, che quando te mastegava te ridevi. Gli hanno fatto torto, dovevano fare una festa. Una festa grande, la camera ardente, dovevano chiamarla hot room privé, con accesso con parola d'ordine asfidanken. Bisognava fare un Silvio Pride, con le veline, le letterine, balletti dei igieniste dentali, con gli stallieri, il lettone di Putin portato a spalla da quattro gabibi, e dietro toghe rosse incatenate che trascinano faldoni dei processi caduti in prescrizione. E no, chiuso il Parlamento, aperto 24 ore su 24, visite guidate con commento delle olgettine, eventi storici ricreati con i protagonisti, Bossi che legge il discorso del 94 sul ribaltone, brividi. E dopo, grande evento interattivo, vota anche tu in Parlamento se rubi rubacuori, è la nipote di Mubarak. E concorso per le scuole, gran concorso finale, inventa anche tu la barzelletta spinta più bella. E dopo le ceneri sparse in mare. Ma no, il mare nostro che si piende di cadaveri di poveretti, no. I mari del sud, paradisi fiscali dove lui può restare bello, fluido, incontrollabile, nuotare in mezzo a miliardari e fighe. E noi ad Arcore, a cantare io credo ritornerò a casa in tutta fretta, c'è il biscione che mi aspetta. Davanti al mausoleo de Cascella vuoto, come vuoto è il santo sepolcro. Buonanotte, dolce principe. Buonanotte, Mohamed Esposito. Il resto è silenzio. Andrea Pennacchi! Andrea Pennacchi! Grazie! Andrea Pennacchi fresco, nastro d'argento! All'altro! Grazie! Grazie mille, grazie a te! Allora! Va bene! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Andiamo avanti, omaggi, ricordi. Chiara Laporta, non ricordo più chi sia. È una parlamentare di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, credo. Guarda loro qua lo sguardo del paguro. Ho controllato io, ma penso proprio di sì. Vabbè, facciamo lui spergiura che sia una parlamentare o una deputata o una europarlamentare, no. Una eurodeputata o una... Infatti qui mi dovresti dire se è deputato o senatrice per controllare sul sito di Camera o Senato. Ma vai su Google, ci sarà questo. Male che vai, trovi un omonimo. Sta sul profilo, A meno che non ha scritto fake. Cioè, vabbè, parlo. Chiara Laporta, se Marco l'ha trovata sicuramente fa qualcosa di rilevante. Poi c'è pari panettiera. Piace, questa alla creme della creme, eh? Ce l'abbiamo? Grazie Rosi, grazie. Che cosa fa? Deputato. Per qualche motivo qualcuno l'avrà votata, grazie mille. Problema risolto, le grandi inchieste di Propaganda Live.
Se ne va un pezzo di storia d'Italia, l'uomo che più ha fatto rosicare la sinistra italiana. Ah, Dio, Silvio. E qua già quella... Giovanni Donzelli, questo non cercate, lo sappiamo. Lo sappiamo. Mancherai a tutti gli italiani, un genio rivoluzionario e visionario. Non ci stancheremo di cercare nelle nostre tasche il sole e ci ricorderemo che l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Ah, Dio. Allora, io sì, l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, la so. Il sole nelle tasche, no. Che citazione è? Cioè, c'è un riferimento... Berlusconi. Sole nelle tasche. Berlusconi certo, il sole in Filippo, il sole nelle tasche. È la felicità, certo. È la possibilità di trasmettere la luce. Non l'ho capito. Sì, caso... O è anche la torcia del telefonino che si è rimasta accesa. Cioè, insomma, lo so, diciamo metaforicamente che... cos'è. Pensavo fosse più specifico. Ma che hai? Hai il sole nelle tasche, no? Guarda il telefonino. Però vorrei dire, un genio rivoluzionario, bisogna ricordarsi sempre, secondo dopo Bignami, che è l'uomo più intelligente che conosce un zero. È vero anche. Ci scordava mai stato. Addio. Addio. E qui... Federica Panicucci. Addio, presidente. Giorgia Meloni. Addio, virgola. Silvio. Vi prego, ditemi cosa significa sta cosa di scrivere addio. Ma da quando effettivamente è una roba che... Io non lo so. Ok. C'è stato un momento in cui si è deciso di cambiare sta formula. Io mi sono sentito in difetto, cioè sbagliavo io a scrivere. Sì, sì. Invece è nuovo, ma, è vecchio, non lo so. Ma c'è gente che adesso scrive arrivederci. Sì, sì. Per non dire di quelli che dicono fanculo. No, nel senso, no, perché pure... Ma non lo so. È sempre... No. Vabbè. Comunque sia. C'è anche addio, no? Però vale, vedi, addio. Addio, è il sole 24 ore. Sole 24 ore. A Silvio Berlusconi, rialzo il titolo Media for Europe, già Mediaset in borsa dopo l'annuncio della scomparsa. Niente, sole 24 ore si sa che Berlusconi è brand, quindi lui sposta, in qualsiasi modo sposta quotazioni su qualunque cosa. Attenzione. La D del Sassuolo, calciomercato, Berlusconi leader competitivo, apprezzava tantissimo Frattesi. Ora, meno Frattesi è un calciatore della nazionale che sta sul mercato, non si sa mai ogni anno che lo deve comprare, ma questa roba mi alza le quotazioni. Oh, ma infatti, Berlusconi, devo dire. Infatti. Poi ha aggiunto, ha detto che per meno di 35 milioni non dovrei venderlo. In questa lettera c'è la quotazione di Frattesi, aprila quando non ci sarò più. Berlusconi ha sempre apprezzato le Volkswagen, ho una Golf 5 diesel da vendere, chiamare solo se interessati. E attenzione. E poi c'è lui. Dici perché metti Salvini? Non lo so, perché... Perché ha scritto tutte quelle cose belle. T'ho detto che andavamo di nicchia, di spigolature, mi metti Salvini. Insomma, lui... Ciao Silvia, hai fatto la storia, manchi a me, a milioni di italiani. Insultando, odiando. Io lo metto perché dobbiamo verificare anche questa volta. Terzo postulato Bianchi. No, su questo è impossibile, dai. Lo dico, per questo cui è impossibile. Qualsiasi cosa abbia detto Salvini ha detto in precedenza il contrario. Questo è di 10 anni fa, Berlusconi condannato, pure col maiuscolo, a 4 anni. Adesso sono curioso di sentire come faranno i compagni del PD con la K, sia in Parlamento che su Facebook, a giustificare il fatto che sono al governo con un condannato. È vera questa, è vera? È il decennale, tra un mese è il decennale. È verissima. La roba non ci si crede. Chiaramente la carrellata di foto con Silvio ha inondato il web da parte dei politici, insomma. Arriva lui e dice, vabbè, muove gonfio. Tajani. Dolore immenso, semplicemente, grazie Presidente, grazie Silvio. Che mette una foto, Tajani, quando era Gigi Sabani. No, senza... Mette una foto in bianco e nero del... Io l'ho conosciuto prima di tutti. A questo punto, non potendo competere su la cronologia, su l'antichità... Laura Ravetto. Va sulla quantità. Ciao Silvio, è stato un onore essere al governo con te. Terrò nel cuore gli insegnamenti e anche le discussioni, ma soprattutto i momenti di amicizia e umanità, come nell'ultima foto con mia figlia Clarissa. Quindi lei dice, lavoro, ma io ero anche amica di famiglia. Poi c'è una marea di foto, ne metto 4. Ne mette 4. Una. La 1, ok. La prima va bene. La 2 è una paracu... Cioè, la seconda è un po' tirata. La 2 non vale. A due valeva per tutti allora. Sì, ma anche per quelli Tremonti. Sopra, di lato. Non c'entra niente quella. Vabbè. La 3. La 3, ok. Buona. La quarta è quella più intima. 3 su 4. È partita la gara. A quel punto la Ronzulli vede questo posto e dice, ma veramente te vuoi tirare a foto con me?
Devo dire la foto con Berlusconi, io ce l'ho in tutti i momenti della vita. La gravidanza, non lasciare cazzina, lei. E mette un montaggio con musica. Io l'ho un po' velocizzato perché sennò durava una valetta. Ma guardiamolo. A foto te rovino, te sfondo, ma il discorso qual è? Che una foto con Silvio ce l'hanno tutti, ma proprio tutti. Ce l'hanno tutti la foto con Silvio. Pier Francesco, ci teniti? Sera. E serve avere una foto a Palermo? Serve avere una foto con Silvio, ti porta qualche vantaggio? No. Qua siamo al 13 giugno, quindi il giorno dopo, il comitato di presidenza di Forza Italia ha formalmente sollevato Licia Ronzulli da coordinatrice regionale in Lombardia per nominare Alessandro Sorte molto vicino a Fascina. Da, subito, subito. È successa sta cosa così? Non è carino, no, non lo so. No, però no, no, questo non è di... Non è del... No. No. Questo era un po' prima, veramente. Un po' prima, anche oh, io se è data 13 giugno. 13 giugno. Comunque era non già è carina, abbiamo deciso che non è sì, carina Austria. Sì. Allora, che hanno fatto alcuni aggiornamenti, ma questo era già successo. Se non mi sbaglio, poi. A posto così. Fregato dalla data. Succede. Vabbè, fatto sta, come diceva Francesca. Da Tajani a Ronzulli, le correnti di Forza Italia. Per il dopo Berlusconi c'è chi guarda Renzi. Noi. Ci fidiamo della stampa, ma abbiamo il nostro inviato che è andato a fare un sondaggio per capire chi ha il bifacco. Siamo un programma di servizio pubblico e quindi ci abbiamo pensato noi. Noi stiamo cercando un valido sostituto di Berlusconi, qualcuno che abbia il B-Factor. Ecco, dal suo curriculum ci sono buoni presupposti. La devo però informare che non è l'unico della lista, infatti stiamo intervistando altre persone, quindi le chiedo perché dovremmo scegliere proprio lei? Allora, io ho conosciuto Putin 4 volte. Ottimo. Potrebbe togliersi il cappello, per favore? Lo sa che se nel caso venisse scelto si deve levare il cappello, sì. Ma chi ce la fa? Cioè, non, è impossibile. Non ce la faccio. Il prossimo... Mi dice, siete ancora ed oggi, come sempre, dei poveri comunisti in camera, per favore? Ma, perché esiste ancora il comunismo, chiedo? Interessante. Vabbè, lo dico comunque. Non lo so, è difficile. Ma perché? Non sa leggere? No, devo studiare tutto a memoria, perché dal teatro... Certo, certo. Il prossimo? Allora... Guardi, credo ha sbagliato stanza. E ci sa fa? Cosa fanno questi qua? Sono dei casting per trovare il successore di Berlusconi. Ecco appunto, il prossimo. Guardi, curriculum interessante, ma perché lei si vuole qualificare per questa posizione? Perché sono nato per fare questo, sono nato per dar piacere. Forse lei è un po' troppo qualificato. Prima o poi ce la farò. Ah, non lo metto in dubbio. Me ne fate entrare un altro, per favore? Domanda. Esistono 2 certezze nella vita. Una è la morte e l'altra è? Che Ruby era nipote di Mubarak. Che cosa vede in queste 2 immagini? Un panda di peluche grande. Più specifica. Il volto di questo panda che brucia. Il prossimo? Guardi, curriculum interessante. Forse il più affine fino ad ora. Per cosa lei si sente affine a Berlusconi? Per la sua intensa attività di Latin Lover. Qual è il miglior modo per concludere un intervento politico? Una barzelletta. Se la dovessimo chiamare domani, quanto tempo le servirebbe per accettare il lavoro? Non è che mi preparo, ragiono, prendo e vado. Ah, così, senza manco pensarci? Per me, sì. Non lo so. Mi consente? Wow, dizione perfetta. Grazie. Non male. Non male. Applausi ad Alessio Marzilli! Sostituire Berlusconi è impossibile. Era unico, è insostituibile.
come unico insostituibile, il suo biografo ufficiale, il suo non so come definirlo, Filippo Ceccarelli. Filippo Ceccarelli! Prego. Antropologo. Dove vuoi stare? Di qua o di là? Dove ti senti più a tuo agio? Qua. Così vedo. Così ti vedi là? È vanitosissimo, non devi guardarti là. No, perché c'ho una serie di cose da lanciare e da far vedere. Quindi c'ho una serie di cose da lanciare. Facciamo il propaganda factor pure, quindi abbiamo Ceccarelli. Vai. Ceccarelli qua. Dunque, il tuo compito è chiaro? Cioè, come no? Non devi ridire cose che hanno detto gli altri in questi giorni, perlomeno cercare. Certo. Da dove cosa cominciamo? Guarda, cominciamo da brevissima premessa, che sono stati 30 anni, no, di immagini Berlusconi, sono stati 30 anni di visioni ipnotiche, visioni oniriche, sembrava stare dentro un sogno, visioni stralunate, a volte anche allucinazioni, ne abbiamo viste veramente tante. Io ho cercato di portarne qui 10. È stata una fatica perché ce n'erano talmente tanti, ne abbiamo viste talmente tante, foto e video. Il primo, la prima è una fotografia, perché si è detta che Berlusconi è stato santificato, beatificato. In realtà il modello non è la beatificazione, non è un beato, non è un santo, è quello che è apparso, proiettato con luce violacea sul palazzo della regione di Genova, ed è un idolo. Berlusconi, questo è un idolo. Gli idoli sono così da sempre. Nel caso specifico, questa terrificante immagine di colori, e però anche qualche cosa che c'era anche scritto ciao Silvio lì, cioè questo ha creato naturalmente problemi in consiglio regionale, eccetera. E c'è però come uno sbrego nella faccia, cioè come una specie di taglio, che sembra una cosa dell'arte contemporanea, di Lucio Fontana, di Burri, una strappata lì dentro. E Genova è importante perché io a Genova l'ho visto che lui cambiava i palazzi. Cioè? Quando lui andava a Palazzo Reale, di fronte c'era un palazzo che non gli piaceva. E allora gli mise una copertura di tipo rinascimentale. Tutto finto, e Genova è il posto dove lui fece attaccare i limoni col filo alle piante per far bella figura quando arrivavano gli altri, quindi c'è questa dimensione qua. E qui stiamo, diciamo, nell'arte contemporanea. La seconda cosa che vorrei far vedere è invece questo. Ecco, questo è un mosaico, quindi siamo in un tempo lontanissimo. Questa roba qua, dove si vede lui con Mamma Rosa, in realtà comparve un giorno appoggiato insieme ad un altro mosaico dove c'era lui solo, nel cortile di Palazzo Grazioli. Per cui c'è questa specie che è bello grosso, pesante, ci vogliono un sacco di gente per portarlo, eccetera. E veniva da Benevento, anzi veniva dalla Marmorea Cautanese, che era una scuola di mosaici lì, e l'aveva portato l'onorevole, anzi in quel momento secondo me era anche ministro, Nunzia De Girolamo, come omaggio al sovrano e alla stirpe, alla dinastia, alla mamma eccetera. E questo genere di cose a Berlusconi arrivavano con una frequenza allarmante, nel senso che lui aveva dalla Valsugana, più o meno qualche settimana prima o dopo, un Berlusconi gigantesco di 3 metri. Dalla Valsugana? Sì, fatto dagli artigiani come omaggio, eccetera. E questo... Ecco, mi chiedo che fine hanno fatto queste cose. Il Berlusconi di 3 metri da Valsugana. Anche i 2 mosaici, cioè, e quindi insomma era una condizione, diciamo, non di ingombranza abbastanza notevole. Vabbè, spazi ne ha sempre avuti Berlusconi a distanza. Sì, però sono rimasti lì così, forse alcune volte c'aveva anche un po' di ritegno, anche se il personaggio non era proprio su questo terreno qua.
Il terzo video invece è un video musicale. Sì, aspetta che prendo telecomando. Spostati poco poco più indietro così impalliamo meno. Ecco. Ok, questo è un video musicale, dicevi? È un video, video musicale, rapidissimamente, fatto all'interno di una campagna per fargli avere il Nobel per la pace. E che ha a che fare con la sua iniziativa sul terremoto in Abruzzo. Certo. È molto interessante, secondo me, le parole, perché danno l'idea di una specie di salmodia, è una specie di invocatio nominis. E andiamo, cioè, se per fortuna c'è il karaoke. C'è il karaoke, potete cantare. L'Abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano, e la tua mano è qua. C'è un presidente sempre presente che ci accompagnerà. Siamo qui per te. Ma siamo abbastanza lontani dalla democrazia, no? È una cosa imperiale. Siamo, diciamo, abbastanza lontani dalla democrazia. Sì, ed è curioso come le cose più moderne, più evolute, si rifanno in realtà a modalità espressive, di suoni, di immagini di un tempo lontanissimo. Fermo. Pubblicità? Sarebbe piaciuto tanto. Ma sì. Pubblicità, tra poco. Alta, bella, bionda, alta, bella, bionda, occhi celesti. Applauso alla Propaganda Orchestra Roberto per questo ricordo di Francesco Nuti, che ci ha lasciato il 12 giugno, e qualcuno ha detto che è stata la cosa più da nudi che si potesse fare, morire il giorno in cui è morto Berlusconi, e lo abbiamo ricordato, lo ricordiamo e cercheremo di ricordarlo ancora. Francesco Nuti, ancora un applauso, grazie. Allora, Filippo, torniamo a noi, dove eravamo? Eravamo a questa, che è una saponetta. E quindi? La saponetta Mani Pulite. Siamo nel 2005 e un artista italo-svizzero che si chiama Gianni Motti la presentò alla Fiera dell'Arte Contemporanea di Basilea, sostenendo che si trattava di una saponetta realizzata con il grasso di una liposuzione a cui si era sottoposto Berlusconi in una prodotto veramente clinica invidiabile del Canton Ticino. Sì. Oh, e noi non sappiamo se è vero, però sappiamo che è stata acquistata immediatamente. Certo. Per 15.000 euro. Oh, no, sconosciuto. Cioè, qualcuno ce l'ha. Sconosciuto è il, diciamo, compratore. Ecco, questo ci cioè, a me è venuto anche il pensiero che potesse essere stato lui stesso. Lui stesso, che è perfezionista, così come, diciamo, fece cucire i limoni finti al G8 di Genova, ecco. Poteva essere, diciamo,
comprensibilmente divenire il proprietario della saponetta. Della saponetta di se stesso. Certo, della supposta se stesso. Certo, supposta. Poi ci sarebbe un trittico che dà tutto il senso di quella che è stata, al di là delle risate, un'aspra stagione. Ecco. Nel senso che c'è Berlusconi, la famosa maschera di sangue. Tu m'hai fatto. Perché gli era stato tirato addosso nell'area del sorriso, disse poi, una statuetta del Duomo di Milano da un signore un po' bizzarro che si chiamava Tartaglia, e lui invece di scappare fece fermare la macchina e si lasciò ritrarre dai fotografi, offrendo questo specie di ecce homo, insomma. E successivamente lui mostrò in conferenza stampa quello che gli era successo al dente. Ed era una scena particolarmente impressionante, perché oltretutto avveniva dentro la sala stampa di Palazzo Chigi, dove dietro alle spalle c'è la gloria di, c'è un affresco, la gloria di Sant'Ignazio nel mondo, e c'era questo che faceva vedere il dente con la mano proprio, eccetera. Però per dire come l'Italia è l'Italia, che a volte è un paese che ride ma è anche un paese un po' carogna, canaglia, e di come un certo anti-berlusconismo avesse assunto i tratti anche del suo nemico per certi versi, quello sotto che si vede è un monumento alla mano di Tartaglia. Ecco, cioè addirittura c'è uno che si è messo lì a scolpire, eccetera. Che non è uno scultore svizzero che fa saponette. E non è neanche, non è lo stesso, un mosaicista. Perché magari è sempre lo stesso. Che... Non si sa bene dove sta questa. È stata, diciamo, segnalata a Rosarno in Calabria. A Rosarno? A Rosarno. Hanno comprato la mano che ha tirato il Duomo. Dovevano inaugurarla, eccetera. E dopo il trittico dell'aspra stagione, cioè, ecco, questo è come... È un aggiornamento della commedia all'italiana nera, di quelle che si facevano negli anni 60, che facevano ridere ma erano cattive. I mostri. E c'è poco da dire, perché c'è una notizia di telegiornale che noi sentiamo. Questo cos'è? Modena qui, leggo bene? Sì, è a Modena. My name is Silvio Berlusconi. Si chiama proprio Silvio Berlusconi, ha 4 anni e vive a Modena. Come mai ha scelto di dare questo nome importante al suo bimbo? Questo nome, io mi piace Berlusconi tanto, così ha fatto mio bimbi Berlusconi, così. Se dovesse chiedere qualcosa direttamente a Silvio Berlusconi, che domanda gli farebbe? Cosa chiederebbe per sé, per la sua famiglia, per gli altri stranieri che vivono in Italia o per il suo bimbo? Non è per io aspettare per i soldi, perché io ho fatto un nome prima, ogni 5 anni, capito? Cominciare 5 anni, non ha chiesto niente, non c'è nessuno, capito? Certo, adesso chiaro. Solo mi piace lui, ha fatto mio figlio così. Ecco. Ecco, no, non è facile andare avanti adesso. È stata tagliata in realtà l'immagine, forse, che dava il senso dei mostri, nel senso che a questo punto nel telegiornale si inseriva un candidato di Forza Italia alle regionali che portava a casa di Boane Silvio Berlusconi un uovo di Pasqua. Un uovo di Pasqua. Ecco. E che, diciamo, si cercava di guadagnare i voti in questo modo. Ecco, tra l'altro, questo... andata al TG4, avevo letto il servizio. Nell'immagine di prima. Fosse, diciamo, una televisione di Modena. Poi abbiamo una visione binaria di salto indietro nel tempo, con due fotografie fatte da due grandi fotografi. Quella di sinistra, con Berlusconi con la pipa, che non risulta che abbia mai, e con un foulard, e che fa già il gesto col pollicione. Quello era un gesto che in Italia in quel momento non era come adesso. Quindi lui anticipava in qualche maniera anche
ed è un grande fotografo, Gian Sante, che non c'è più, che ha fatto questa foto. Quest'altra invece foto è di Alberto Roveri, che è un grande fotografo. E c'è Berlusconi, che è appena diventato miliardario, ha un volto piuttosto imbronciato, e la cosa interessante è che c'è un revolver sul tavolo. Sì. Ora, Berlusconi è un uomo de pace, l'idea del revolver aveva un senso. Quale? Per i rapimenti. Lui aveva paura dei rapimenti, era un periodo di sequestri di persone in Italia, e quindi si era, diciamo, dotato del revolver, evidentemente lo faceva vedere anche all'obiettivo. In realtà questa storia dei rapimenti, della paura dei rapimenti, paura legittima, eccetera, fu quella che lui lo portò, secondo la sua versione, ad assumere lo stalliere Mangano, che tanti guai, diciamo, gli ha poi portato, per cui si sono salvati probabilmente dai rapimenti, però insomma, okay, vabbè, è una letteratura vasta da qualche parte, riguardo, diciamo. Certo. L'ottavo documento è un raro frammento preso di straforo del suo stare ai servizi sociali, che è, diciamo, nelle celebrazioni, nelle esequie, nelle commemorazioni, in maniera forse un po' ipocrita, si è dimenticato il fatto che Berlusconi per un anno e mezzo è andato una volta alla settimana alla Sacra Famiglia, ci andasti anche te, mi ricordo. A Cesano Boscone, dove era stato assegnato a un... Io andai a documentare, non messa, cioè, così sembra. No, beh, diciamo... No, che ne adesso... No, per carità, niente di male. No, però, diciamo, bisogna avere una condanna. Certo, ecco. O delle competenze. E nello specifico c'è Berlusconi che ha un camice e si muove lì. E quello che io voglio, adesso noi lo sentiremo, che adesso parte, e c'è Rosamunda, c'è una canzone che viene suonata nella sala, e lui fece bene, si capisce che lui è amato, ed è un'esperienza che secondo me gli ha fatto molto bene a Berlusconi, nel senso che lui è un uomo capace di... era un uomo capace di intrattenere, di stare con gli altri, di dare quello che... E qui ci riesce benissimo, si capisce, è qualche cosa che in qualche maniera, secondo me, lo riscattò molto. Malinconico, però ha un suo senso. Chissà chi qua ha fatto il video. Sì, lo ha fatto un deputato verde. Ah, io dicevo così per dire, un deputato verde? Un deputato verde, che riuscì a entrare di straforo, è un video molto lungo, e questo, diciamo, è un frammento, e lo mandò a Repubblica a suo tempo. E lui lasciò un pianoforte lì, alla Sacra Famiglia c'è un pianoforte di Berlusconi dove evidentemente suonava. Questo è invece già più conosciuto, uno spot elettorale sulla famosa canzone Meno male che Silvio c'è, che è una canzone di un cantante che si chiama Andrea Vantini, che la portò, la recò a Berlusconi, gliela cambiarono un po', rafforzarono le parole. Io ho fatto anche uno studio filologico, per cui... Cioè chi rafforzò le parole? Berlusconi? Berlusconi e il suo staff. Più o meno il tono Meno male che Silvio c'era anche lì. Prima. Però era poco celebrativa, ancora andava un po'... Dice, viva l'Italia, l'Italia che vuole, che crede un po' in questo sogno. Loro gli hanno detto che crede ancora in questo sogno, cioè gli cambiano. Non era male che crede un po' in questo sogno, ma anche secondo me, aveva un senso del limite che poteva aiutare, dubitativo, però qui è interpretata da
attori, cantanti che rappresentano varie categorie sociali. Sì. E dentro ci sta delle comparse, delle persone che sono state, diciamo, che sono state riconosciute. Siamo vediamo... la gente che ama e che crede, che vuol trasformare il sogno in realtà. Presidente, siamo con te. Io non fermo, No. Meno male che Silvio c'è. È lei. È lei. È lei. Io Francesca. Due ragazze prima, a un certo punto, ho pensato, questa è la Ceccardi. Ecco, c'è stato anche un possibile... La ragazza mora prima con l'occhietto verde mi sembrava... Possibile riconoscimento, però magari no. Aspetteremo, diciamo. Sì, sì, sì. Invece lei? Invece lei è lei. E le avevano portate sotto al Colosseo Quadrato dell'Eur sì. A fare questa... Anche questa è un po' una salmonia. Vogliamo vedere come prosegue, magari? Beh, ci stanno i bignè, che non è male, che tirano fuori. Siamo la gente. Con i cuochi. Si arrende. Lui adesso è ministro? No. No. È la Corte dei Conti, no? Forza Sida, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Stavate a cantare, stavate cantando, 3-4 cantavano. Berlusconi era golosissimo, aveva delle debolezze per i dolci, per i dolci. Siccome per non farlo, diciamo, troppo ingrassare, il suo cuoco, quello della prima generazione, Persichini, gli faceva i bignè con la saccarina. Questa è una cosa di, diciamo, di magia assoluta. E poi c'è l'ultima foto, che è questa. Sì. Che è, diciamo, è un addio, lo vediamo di spalle, con una straordinaria presenza scenica, anche di nuca, si capisce che è lui. È una nuca inconfondibile. Beh, insomma, è come... È la nuca. È come gli attori, Edoardo De Filippo, se si metteva di spalle lo vedevano tutti, c'aveva una sua... Si chiama presenza scenica. Anche perché se poi ti metti le spalle e ti metti sto cane sulla spalla, comunque ti guardano tutti. C'è il barboncino che lo accompagna. Ah no, questo non è un video, questa è una foto. Psicopompo che lo porta nell'aldilà. Vabbè, insomma, questa è una tua interpretazione, diciamo, una cosa che sia consentita. Filippo Ceccarelli. Allora, niente, non ne escono più fuori. Stanno guardando tutte le variazioni che si fisano. Ok. Marco. Vabbè, dopo aver visto tutto questo, sembra quasi naturale poi quello che è accaduto. Programmato il lutto nazionale per mercoledì, giornata dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, lo dispone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Polemiche infinite, non è stato fatto per altri. Ma io ho detto... Guarda, ci ha detto pure bene. Questo ce lo potevamo trovare rosso sul calendario. 12 giugno, festa nazionale, San Silvio d'Auditel, tutti gli anni. Ma ha detto bene che un giorno solo. Vabbè, a un certo punto parte una specie di isteria mediatica. Mi spiego meglio se te la faccio vedere. Questa è bellissima, non l'avevo ancora letta. Per l'ultimo saluto a Berlusconi, una bara dello stesso legno dell'Honduras usato per le chitarre di Jimi Hendrix. C'ha proprio la forma della chitarra. Non lo so, miglior commento. La famosa stratocassa. Vabbè. Hai visto. E dopodiché aneddoti saltano fuori. Aneddoti su aneddoti. Allora, questo è tratto dal Corriere della Sera. Sì. Palazzo Grazioli, un pomeriggio Dennis Verdini discute con Renato Brunetta, perde la pazienza e lo solleva di peso da terra. Il parapiglia fa innervosire Dudù, il barboncino di Francesca Pascale, che comincia ad abbagliare e tenta di mordere Daniele Capezzone. Allora, peggiore, io ho detto sarà un pezzo. Questo satirico. Vuol dire che però che se leggo bene che Daniele Capezzone si è divincolato e Dudù non è riuscito nell'impresa, e questo devo dire. Non lo so. No. Io sono andato a controllare il pezzo sul Corriere. Resta il mistero. Firma Fabrizio Roncone. Fabrizio Roncone sul Corriere. E non era un pezzo satirico, cioè era proprio una cronaca. Questa cosa è accaduta e io ho difficoltà a crederci oggi. Quando la racconteranno fra 100 anni.
quando la raccontano fra 100 anni. Cartoon! Per rimarcare un'esistenza incredibile, un'esistenza incredibile che viene celebrata nei modi più Russia. Parlamentare propone alla Duma di introdurre premio Berlusconi. Come ha spiegato lo stesso, il premio dovrebbe essere assegnato alle figure politiche che si sono distinte per la loro posizione onesta. Amica, è finita. Espresso, tra le proposte emerse nelle ultime ore anche quella di intitolare a Berlusconi il ponte sullo stretto. Salvini ha tremato qua, perché già si era fatta la targa. Poi a seguire, Ventimiglia, l'ex sindaco Scullino propone di intitolare un tratto di ciclabile a Berlusconi. Tratto di ciclabile è pure poca roba, cioè. Napoli, intitolare una strada o una piazza a Berlusconi, la proposta di Forza Italia. Berlusconi, la proposta di Mazzotta, a dedicare all'ex premier una via in ogni città pugliese. E a un certo punto c'è una città pugliese che non si è fatta fregare. Detto, fatto, via Silvio Berlusconi, apri cena, è il primo comune a intitolare una strada al Cavaliere. Apri cena elegante, non fa una piega. Vabbè, non è finita. Ho saputo che è stata sacrificata via Modena. No, perché la via non è che costruisci una via all'improvviso, togli il nome di prima e quindi modenesi sappiate che Apricena stato preferito Berlusconi. A chi tocca non si ingrugna, qualcosa bisogna, no? La storia va avanti. Vabbè, niente, questa è cronaca, questa è una notizia che non ha dato nessuno. Fontana, vedremo se intitolare Stadio di Milano a Berlusconi. Aspetta. Monza, mozione del Consiglio Comunale per intitolare lo stadio Brianteo a Berlusconi, ma anche lo stato Brianteo era lo stadio. Quindi ci troviamo in questa situazione, stadio di Milano e stadio di Monza si chiamano tutte e due stadio Berlusconi. Ora io ho immaginato il percorso in una trasferta, in questo delirio, Milan-Monza. Si parte dallo stadio Berlusconi di Monza. Monza-Milan. Poi si fa tutto viale Berlusconi, che era ex viale Monza. Dopodiché passi, bastioni di porta Berlusconi, te li fai sotto. A quel punto entri nel varco dell'area B.
passi davanti al Duomo Berlusconi, attraversi Parco Dudù e a quel punto arrivi alla Berlusconi Arena, dove tutte e due le tifoserie urlano la stessa cosa. Viva Silvio! Andiamo al giorno del funerale. Chi c'è andato e chi no? Ma non tutti sono andati al funerale di Conte al ristorante a mangiare baccalà durante i funerali di Berlusconi. Le condoglianze di Schlein a Marina, scopri la app. Nel senso che c'è un'app di condoglianze di Schlein a Marina. Non lo so, infatti. Questa è una cosa brutta. Oh, poi c'è stata questa scena. Boldi e Razzi non ammessi ad Arcore. Immagine e notizia del TG3. Bestia, che dolore. Questa noi siamo, dico una cosa e tanto non vedrete, noi siamo andati ad Arcore il giorno precedente al funerale e quando siamo arrivati con Pierfrancesco e Leonardo abbiamo visto una macchina che andava via e io ho detto guarda c'è Razzi dentro e non so se Leonardo o Pierfrancesco ha detto no guarda c'era Boldi. Ecco, ho detto, ma non è che c'erano sia Boldi che Razzi? E poi ho detto, pensa alle conversazioni dentro a quella macchina, che non sapevamo che erano appena stati rimbalzati ad Arco, dalla villa insomma di Arcore. Quindi, rimbalzati, chi è andato, chi non è andato, Paolo, Cefari, state... Beh sì, insomma, l'hanno fatta in tanti. Tra l'altro io devo dire ho seguito e quindi non ho la percezione completa di non chi c'era. Mi hanno detto per esempio Diego che c'era anche El Buitre, Butragueño, perché è dirigente del Real Madrid. L'ho visto. E tra i tanti personaggi, perché c'erano tanti personaggi dello spettacolo, ministri e della politica italiana, ma tanti personaggi del calcio anche di qualche anno fa, siccome Butragueño è dirigente del Madrid, del Real Madrid, è andato, ha rappresentato il Real Madrid, tra l'altro con grande spirito. Insomma, ricordo che il Milan, il grande Milan di Sacchi, fece in linguaggio tecnico 5 pere al Real Madrid di Butragueño. Mi piace questo. Quindi, quindi davvero gli assenti, chi c'era, chi non c'era, no, 5 pere al Real Madrid, no, per Butragueño ci è andato lo stesso che superiorità. Per dire che qualcun altro che invece qualcosa doveva, certo, a Berlusconi come politico internazionale, uno che per esempio ha indossato la bandana ed è stato ospite alla villa al mare di Berlusconi, Tony Blair, non si è presentato. Già. Perché lo dico? Perché insomma c'erano tanti rappresentanti, mancavano un po' i leader internazionali. Leader internazionali e Berlusconi ci teneva a essere riconosciuto come grande leader internazionale. E quindi insomma non pochi hanno notato che, a parte, sono dovuto andare a controllare perché io onestamente non conoscevo i reggenti, quindi inizialmente quando ho visto vicino a Mattarella i reggenti di San Marino sono dovuto andare a controllare chi erano quei due personaggi e quindi oltre ai reggenti di San Marino c'erano pochi leader. Erdogan è stato un altro leader con cui Berlusconi diceva di avere una grande amicizia. Non c'era nessun rappresentante importante francese, ora si può capire la Merkel, ma non c'era per esempio la von der Leyen, poteva venire, ha incaricato Gentiloni, ma insomma mancavano questi e mancava, come hai detto tu, anche Giuseppe Conte, forse il più importante, ed è stato notato insomma che come presidente, ex presidente del Consiglio, doveva venire. Ha destato un po' di clamore perché in realtà Conte era stato tra i primi a fare un tweet nel quale riconosceva l'importanza e anche i vari meriti in politica di Berlusconi. Poi deve essere successo, anzi no, deve essere successo qualcosa dentro il Movimento 5 Stelle, qualche commento anche che è uscito fuori, si parla di chat infuocate. E lui fatto ha tenuto il punto, ha detto vabbè allora Conte non vado. Al funerale di Berlusconi non si è presentato. Grazie Paolo. A questo punto c'è un tweet che è un pochettino, non lo so, sublima tutto. Allora, questo di Mimun. Per chi dubitava della partecipazione emotiva degli italiani all'addio a Berlusconi, i suoi funerali su 16 reti nazionali hanno avuto 7,8 milioni di telespettatori medi, 67,3% di share, 19,7 milioni di contatti, pari ad un terzo dell'intera popolazione italiana. Capito? Alla fine la misura è la grandezza, è l'auditel, quanto hai fatto. Un po' ritorna al discorso che faceva Filippo, che è tutto visione, televisione. Vabbè, per mettere il punto vero, poetico, su tutto questo percorso, io chiamerei il nostro amico Valerio Frea! A prova a cantare!
Buonasera, buonasera. Allora, quello che andrò a leggervi questa sera è un brevissimo componimento in rima, scritto appunto, come vedete qui, da Tito Aprea, che era mio nonno, che è stato un grande pianista del secolo scorso, ma che si è dilettato anche qua e là con episodi di scrittura. E allora, questa sera io ho pensato, da questa piccola raccolta di poesiole, di proporvene una che mi è parsa particolarmente adatta alla serata. Mi scuso anticipatamente per il mio accento napoletano, lingua madre dell'autore. Che silenzio armonioso e che addore pace. Da narberanate saetten l'auciel senza cantà. N'anfilacciata ianca a vista d'occhie ammassa tutte casarelle marmo addo acquietati se può in eternità finalmente dormi. Su ogni casarella c'è sta scritto qualcosa. Qui giace Tizio o Caio, fu tanto buono, amò di e famiglia. Ma che brava persona, è peccato. È andata a parte, gran lavoratore, sacrificò la vita per i figli. E i figli che facettero, o la saien murì. Nu poco chionnanta ancora, amò solo la moglie, fu fedele tutta la vita. Vamo a sapere e cu vecchie che fece stu Sant'Om. E tutte scritte, dico tutte, nessuna esclusa, dicono la stessa cosa, ossia che o morto era sicuramente o meglio tutte vive. E va bene, dico io, tutto va bene. Ma i carogne addustate interrate. Chi le carogne che ogni mattina se scedene soltanto che a speranze fa male a qualcuno, dicitemi, addustano. Perché se no, mi viene un pensiero a maligno, assai maligno. O i carogne non morono mai, o queste cose pie scurpite d'intumarmi. So tutte fesserie! Valerio Aprea! Allora, e dopo così, insomma, averne in vario modo parlato, è ora di andare, visto che abbiamo detto che è tutto visione, tutta immagine, tutto impatto emotivo, chi c'era, chi non c'era, siamo andati. Questo è il momento esatto, non ricordo dove, e qualcuno ha scritto che ci si comincerà a chiedere tu dov'eri quando è morto Berlusconi. Io ho fatto un video, un secondo dopo averlo saputo, perché proprio c'è... mi ha chiamato Pier Francesco a un certo punto e mi ha detto: e mo che facciamo? È lunedì, è la puntata, lasciami, ci sentiamo. È successo questo. Allora, sono le 11:05 di lunedì 12 giugno. Mi ha appena chiamato Pier Francesco e mi ha detto che è morto Berlusconi. Giusto per l'ultima puntata. E mo che si fa? Certo, adesso mi fa vecchi tutti, eh. Vecchi. Bella Silvio, ci siamo divertiti una cifra, eh. Ammazza, in maniera pure discutibile, però ci siamo divertiti. Vabbè, mo finisco di correre e ci pensiamo. Stavo correndo e lui mi ha chiamato e ha detto: è morto Berlusconi, ho capito, Pier. C'ho ancora 10 minuti, e però lì ovviamente tutto quanto è saltato. La settimana, eventone, perché non era mai successo prima, quindi... E qua siamo alla giornata funerale mercoledì, martedì a Roma, bombe d'acqua, e esco esattamente durante una di queste. Dai, brava, Teresa, come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Io sto andato a Berlusconi. Ah, beh. Hai capito? Ne vale la pena, piastacqua.
Buongiorno Pierpa. Ciao. 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 Come va, amici? Come va? Aspetta che pulisco questo. Sto bene. Piove, il cielo piange. La sfida intanto di stamattina è cercare di arrivare in orario alla stazione, perché non c'è un taxi nemmeno a pagare l'oro. La capitale d'Italia, ecco. No? Termoli. Termoli, taxi, così, fai così, sei fermo. Che ora è? 11.42. Martedì 13 giugno, bombe d'acqua e il cielo piange. Il cielo piange, Gesù piange, gli angeli piangono. E andiamo alla stazione per prendere il treno per Milano. Poi comunque c'è quello. Però intanto andiamo. Perché Pierre, vuoi dirlo te che sei quello che ha più solennità? Sei quello che riesce a dire le cose che manca a me, di solito, vai. Perché purtroppo nel bene e nel male ci ha lasciato Silvio Berlusconi. Te sfugge niente, Pierre. No, nel bene e nel male, come direbbe Madame. Ha lasciato un segno dentro tutto. Ammazza, siamo pieni di cicatrici. Esatto. Chiama i segni. Ti ho rivisto dopo tanto, 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 tanto tempo. Come previsto tu eri tanto. Hai preso i giornali, via? Sì. Beh, i giornali oggi ci stanno tutti, tranne Libero, il giornale, sono tutti finiti. Io oggi volevo comprarli, niente. Corriere dello Sport. Tanto, tanto amore quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto che la ripetita del banana. Amore, tu sei. Siamo chi si legge. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Amministratore delegato della Nestlé, Marco Travaglia. Però un attimo, uno legge là in mezzo a mille necrologi, un attimo, già hai visto invece? No. Villa San Martino, Martino Arcore. Vai. Via. 39 minuti. Arcore. Già villa, secondo voi? Questa è tutta villa. Tutta villa questa. Così, camminando, primo tatuaggio che ho beccato questo, ma non c'è nesso. Però... What nature disposes man makes this.
sociales de Silvio Berlusconi saldrá directamente de esta Villa San Martino a la Catedral de Milán, donde todo está preparado para estos funerales de Estado que se prevén multitudinarios. Hay un operativo de seguridad que se estaba diciendo bien. Lei potesse mandargli un messaggio. Non scherzare di venire fuori dall'ospedale e venire qua con noi, perché secondo noi è ancora uno scherzo. Un genio, solo i sognatori, i visionari possono cambiare il mondo. Come insegnava, era un maestro di vita. La vita che ha fatto lui da quando è andato in politica è stata un calvario, poverino. Lui vivrà in noi, non ce lo possiamo mica dimenticare. E come lui non c'è nessuno. No, come lui non e non ci sarà nessuno, quindi... Qual è la notizia? 4 minuti fa, Flavia Franzoni, morta la moglie di Romano Prodi. Come ti chiami tu? Miris. Allora, mentre stavamo lì abbiamo avuto questa notizia. Un applauso a Flavia Franzoni, un abbraccio a Romano Prodi, alla famiglia. Stati i funerali, non so, oggi sono stati. E insomma anche diciamo, i destini di Berlusconi e Prodi, drammaticamente anche legati in questa giornata. Pubblicità e poi andiamo avanti con il racconto. D'accordo. La propaganda d'orchestra che avete suonato, Roberto? Apache degli Shadows per il compleanno di Geronimo.
Apache dà un'idea, vorrei sapere l'idea, dà l'idea. Secondo te? Dà un'idea di Giovanni Di Cosimo. Grande! Grandissimo! Giovanni Di Cosimo, una colonna di Propaganda Live! Il più anziano per militanza, diciamo, insieme a Roberto. Ah, quando racconteremo questo programma fra 100 anni. Allora, Arcore. Siamo ad Arcore, il giorno che precede la vigilia del funerale, e ci si ambienta un po' davanti alla villa. Incontro lei, Miriam, che è di Arcore, e le chiedo un po' così, io non c'ero mai stato lì. Tu sei di Arcore? Da quando avevo 6 anni, diciamo. Vabbè, quindi mio marito è proprio arcorese doc. Negli anni 70 non era asfaltata la strada. Era tutta campagna? Sì, era tutta campagna. Era venuto da poco ad abitare Berlusconi. Tutto controllato qui, non si poteva tanto fermarsi. Camminare. Così, anche sì, a giocare, poi fermarsi a parlare. Poi niente, ha cominciato a asfaltare. E poi hanno fatto la scuola, hanno fatto la piscina, le scuole, il centro sportivo. Qui non c'era niente, c'era la strada non asfaltata. La villa va avanti, tutto il muro di cinta, sì, è tutto villa. Prima non era recintata. Poi è diventata tutta campagna elettorale dopo. Te sei berlusconiana? Vabbè, c'è niente male, qua sono tutti berlusconiani. Insomma. Scusa, già che ci siamo, vuoi fare quei complimenti? Ah sì, ecco, faccio tantissimi complimenti a Roberto Angelini e alla band. Siete veramente bravi, suonate benissimo. Benissimo. Così. All'improvviso. Dal nulla. Ma poi va avanti. Anche quando ho accompagnato i cantanti, li accompagnate benissimo, siete poi loro, affiatati. Poi loro quando... E si vede la differenza rispetto ad altri gruppi, ad altre vero. Televisioni. Sì. Poi loro quando muore qualcuno dedicano sempre una canzone a qualcuno, quindi pure a sto giro faranno qualcosa. Vedremo adesso. Noi la chiamiamo la Verano Band. La Verano Band. Sì, vabbè, questa è... Okay. La Verano è... Vabbè. Grazie Miriam, prego, grazie. Prego. Previsto. Applausi! Ok, andiamo avanti. L'arrivo della Meloni tra le 8:30 e le 9 in concomitanza con l'arrivo della curva del Milan. E potrebbe arrivare un po' prima, dobbiamo stare a fine alle 9. Tu sei delle Arcore? No, di Pimercate. Tu sei berlusconiano da sempre? No. Sì, sì. Ho conosciuto una volta perché io lavoravo in provincia di Monza e Brianza. E allora... I giornalisti sulla sinistra, vicino ai transenne, e le persone civili sulla destra. Vabbè, pure i giornalisti sono civili, eh. Allora... I giornalisti e le persone civili l'avevo mai sentita. Eppure lui è passato con la macchina. Ma salutava tutti noi. Salutavo tutti, ho salutato proprio te. No, salutavo a tutti che c'eravamo lì che lavoravamo. Vabbè, mi ha fatto piacere. Piacere mio. Tu sei persona civile o giornalista? No, io sono civile. Tu sei persona civile. Io invece purtroppo. Posso andare qua. Ciao. Noi in civili stiamo di qua. Chi deve arrivare? Ma saluti allora, buona cena. Ha lasciato poco fa Palazzo Chigi, quindi ora che arriva in aeroporto, prende l'aereo, arriva a Linate, arriva qui. Non l'aspetta la Meloni. Ma tanto scusi, anche aspettarla. Non si ferma. Non si vede, si vede un'altra volta e mezza, ci vuole un'altra volta. Certo. Può che uscire da Palazzo Chigi, prende l'aereo. Lo so. Però dice che arrivano pure i tifosi del Milan. Ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Sì. Come fare l'alto pompaggio da un canale all'altro. Zona di via Canalato. Aveva la bandiera rosso-nera. Va bene, andiamo a casa, va. Parlando a mangiare la cassola. Io lavoravo a Mediolanum, perché una volta l'ha presa Berlusconi. Sì, dovevi dare la maglietta. Se non era per lui, grande, grande, è stato un grande. Va bene, buon lavoro, A voi, a lei. La signorina della 7, pure io sono della 7. Allora quanti siete? In 3, 4? Siamo tanti. Quanti siete? Quanti soldi chi prendete? C'è? No, la signorina che c'era qui. La signorina piccolina Mora. Sì. Mi sa che sta andata. Beh, ho saluto. Come ti chiami? Questo qua?
Giulio. Quindi c'hai bandiera Forza Italia, Spilla Berlusconi e qua che è Popolo della Libertà? Sì, hai preso tutto. Manca quella del buon governo. Buon governo. L'altra alleanza, capito? Adesso me la prepari un 3.000 euro come mi dà con la signorina Lati. Sempre della 7. Là. Ma io non c'entro niente. No, se non vi conoscete tra di voi non lo so. Sì, sì, ma non lavoriamo tutti insieme. Mi dispiace. Ma che arrivano, che arrivano. Che arriva, che arriva, che arriva. Ma che arrivano tutti. Guarda che arriva. La polizia, no. Vediamo un po' se c'è la scorta. Di chi? Il nostro presidente, ma... Ah, la Meloni. Sì. Maria Frampò, la Meloni. Tra un po' quando? Mi sa che... No, è partita da Roma, 6:30. Dicono tante cose. Infatti, ma voi ne dite tante. Ma pure io voi. Ci credo a tutto. Anch'io quello credo che a quello che dice lei. E fatti gli scoop che va bene. Bene, me lo saluti allora. A chi? Ah, pensava a Meloni. Allora, lui, applausi. Lui era un po' indispettito perché probabilmente io ho provato a dedurre, poi aveva preso un appuntamento forse con Elena Tessi. Credo, perché diceva una giornalista, non so, magari no, però insomma, è probabile. Lui cercava un appuntamento con una giornalista della 7, a un certo punto non si sono trovati più. Lui la cercava e si è presa con me. A un certo momento io rappresentavo tutta la 7, tutte le nefandezze eventuali. Paolo, se hai detto qualcosa è sbagliato, ma tu, tutti io, che c'è, io non c'ero. Te, Parenzo, Mentana, la Tessi, tutti quanti, trovo alcuni, dicendo che poi la 7, e so io alla fine, e il parafulmine. E lui niente, me la saluti. Dopodiché lui appunto aveva una bandiera celebrativa di una manifestazione contro Prodi. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Ma cosa guardi di qui? Ma vedi qui non si sa che cos'è? Vieni qui. Io già non sapevo. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Stiamo aspettando la Meloni e i tifosi del Milan. Arriva la Meloni che lascia il petto del Milan. Deve arrivare pure Salvini. Sembra che stanno arrivando insieme. Poi hanno fatto un gruppo di rappresentanza i tifosi del Milan con la curva, che prima volevano venire tutti, invece per ordine pubblico hanno fatto una selezione di 200 persone. Ti ammazza, hanno fatto la selezione. La selezione se ne vengono 20, non se ne vengono 200. Salvini viene in quota, è uno dei 200 Salvini. Finalmente può fare un tweet sul Milan. Intanto arrivano i giovani di Forza Italia. Arriva pure la Russa. La Russa con i tifosi del Milan. No one comes between. To you I give glory. I know you love me and you fulfill all my needs. And no one comes between. To you I give glory. 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 Grazie. Stanno per arrivare Meloni, Salvini e la Russa. Si aprono i cancelli della villa e la famiglia li aspetta. Anche la Russia. Tutti con una rosa rossa e maglia della Curva Sud ci sforzeremo insieme davanti a casa. Questa è la curva del Milan. A che ora arriva? Alle 9. Un'altra ora. Ah,
Allora, aggiornamento del TG Triniti qual è? No, nel TG Triniti allora sembrerebbe che dopo che la Meloni, la Russa e Salvini se ne vanno, dovrebbero arrivare unite le curve del Monza e del Milan insieme, più o meno sono intorno ai 3.000. Dico. Ma l'andano a essere 200. Pare che sia saltato questo accordo. Io ti ripeto, è quello che sento. Certo, certo. More peace, more peace, more peace. Se ne vanno le cariche istituzionali. Ecco, arriva. E due minuti dopo arrivano i tifosi del Milan. Così vanno della Silvio, state qua. Gli hanno messa la bandiera dell'Ucraina proprio davanti alla casa di Silvio. TG Triniti, che succede adesso? Stanno radunando tutto il parcheggio. Tutti così i cani arcoreo. Ci siamo? Ci siamo, si muovono. Applausi al racconto di queste
diverse realtà che nell'arco veramente di mezz'ora sono andato a rendere omaggio a Berlusconi. Prima le più alte cariche dello Stato, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 5 minuti dopo la curva sud del Milan. E ognuno a modo suo ha reso omaggio a Berlusconi. È sera, noi diciamo finiamo la nostra giornata ad Arcore e andiamo a Milano per mangiare, era tardi, eravamo stanchi, avevamo bisogno di qualcuno radicato nel territorio. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, Leonardo la guida, Pierre si è messo dietro. Andiamo a cena. La cotoletta più buona di Milano. La cotoletta più buona di Milano, dice, ce l'ha indicata proprio un milanese doc. Io ho fatto per sé. Ciao amico. Ma bello. Come stai? Devo venire fino a Milano per vederti. Le cotolette. Madonnetta. Invece le altre cotolette. Bravo. Quanto piace far turista. Questo è proprio turista, va a Milano la cotoletta. Da ste parti ci vediamo sempre per Berlusconi. La volta scorsa che era? Quando scontava la pena. Qua stacco e mando le immagini. E cioè, siamo noi in macchina che andiamo a... La meraviglia del cinema. Buongiorno. Chi è? Il grande cinema. Guardate com'eri. Guardate come sei. No, vabbè, questo... Ma che anno era? Vale per entrambi, Che anno era? Che anno era, Filippo, aiutaci? 2000? 2015, 2014, 2015. Se non lo sapete voi, noi dimentichiamo. Dura un po', Dura un po'. Dura un po'. Sì. Questo però era il primo giorno. Vabbè. Questo era il giorno mediaticamente più interessante, era maggio. Abbiamo rifatto un attimo i conti. E noi andiamo, andiamo a Cesano Boscone. Marco. Va. Va. È cambiato il conducente, capito? Dove stiamo andando? Cesano Boscone, dove da un paio d'ore Silvio Berlusconi sta cambiando le padelle. Sta cambiando le padelle, non lo sappiamo. Sta facendo il suo primo turno, il suo primo giorno ai servizi sociali. Di fatto è la sua uscita più importante di campagna elettorale. Ed ecco qua Marco da Milano, applauso a Marco da Milano. Dobbiamo entrare anche noi? Ecco qua. Da un secondo all'altro potrebbe uscire Silvio Berlusconi dopo che ha trascorso qui la prima giornata di affidamento ai servizi sociali. 4 ore sono terminate. Ecco Silvio Berlusconi. Presidente, com'è andata? Com'è andata, Presidente? Com'è andata? Com'è andata, Presidente? Ecco, abbiamo visto Silvio Berlusconi, è appena uscito dopo le 4 ore del suo primo giorno di affidamento della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, è sorridente all'uscita di questa sua prima giornata qui con i malati di Alzheimer. È già finito, eh? Già finito, tutto qua. È come il passaggio dei delfini. Come passaggio del film. Ciao Marco. Ciao, bello. È sempre un piacere vederti a Milano. Senti, domani ci vieni da Silvio? Mazza, chi sono per? Dal vivo. Dai. Questa la taglio, questa. Applausi a Marco Ox. Un milanese. E comunque... Quella era appunto la prima di una serie di giornate e poi abbiamo visto quel documento. Ma arriviamo a mercoledì. Buongiorno Milano. Buongiorno Leonardo, come va? Buongiorno Diego, tutto bene? Buongiorno Pier, come va? Buongiorno Diego, tutto bene? Sono le 11:30, andiamo verso il Duomo. Ce l'abbiamo a crediti, sì. Certo, a crediti dopo un funerale. Non mi era mai capitato. Quindi? Dall'altra parte. L'altra parte. Già siamo rimbalzati al primo controllo. Abbiè, ma una cosa, ma perché io e te siamo vestiti come va alluvione? Milano vicino all'Europa. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Né il Duomo, né ne entreremo mai. Ce la faccio. Chi lo deve ritirare? Per la stampa, va bene, mi hanno autorizzato, esatto. Potete accedere. Milano a teatro, uno le da torero.
Allora, questo non so adesso quanto valga. Questo è uno degli accrediti più incredibili nella mia vasta collezione che ho. Esequi di Stato del senatore Silvio Berlusconi, presto, di Stato a lutto. Con questo si accedeva alla piazza. Milano che quando piange, piange davvero. L'aria stampa. Sì, vai. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Ecco, no, io che devo fare? Di mano, dimmi. Ti fa una domanda in tedesco, ti risponde okay. In siciliano. Ho fatto il servizio fotografico. Guardami, guardami, entrami dentro, entrami dentro. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire. La corona da Roma, che signori che siamo diventati, veramente. E lì giù c'è Belen Rodriguez. Vabbè, adesso possiamo mettere tutto sullo stesso piano. La corona, veramente una grande dimostrazione di superiorità. Con tutto quello che ci ha fatto il Milan, qua c'è Belen Rodriguez, quando sta? Cioè la corona del Belen Rodriguez. Bella. Maria Belen Rodriguez. Oltre a Belen, chi altro ha trovato? Corona, Smaila, Noemi, chi ci sta? Milano senza fortuna, porti con te, sotto terra sulla luna. Che è arrivata a Regione Molise. Regione Molise. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spatto, ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero. Le immagini di repertorio, aveva problemi di dolore alla schiena, averlo accompagnato fisicamente con lui che si appoggiava è stato un motivo di onore. Sapeva che si appoggiava a una persona che non lo ha mai tradito e che non tradirà mai il suo insegnamento. Non tanti possono dire una cosa del genere. Rispondere alle polemiche sul lutto nazionale. Scusi, noi non possiamo confondere l'omaggio ai titani con la polemica con i nani. Ci sarà tempo e modo per rispondere uno per uno a qualche rettore, a qualche neosenatore, a qualche mezzo parlamentare. Ma adesso daremmo la ribalta, non li cito nemmeno ai nani. Oggi pensiamo a un gigante. Che ha dato l'invidia, purtroppo, e la nullità porta quando a questo. Quando parla di nani, intende la Bindi? Li faccio a lei i nomi, guardi, io me li ricordo tutti, ho conservato le dichiarazioni. Guardi, quando io risponderò, se ne accorgerà. Questa è l'entrata laterale, da dove poi sarebbero entrati Mattarella e i ministri. Mi ricordo quando andai nel Palazzo Grazioli, a un certo punto entro, lui ferma, dice non ti muovere. Dico perché, che è successo? Perché le luci non sono buone. È andato a cambiare la l'abajur e la luce sul comodino, ha detto adesso possiamo parlare. Quindi lui era un esperto, era bravo in tutto. Era un uomo straordinario, un grande amante di tutte le creature viventi, amava tutti gli animali. A casa sua ci sono un sacco di cavalli, daini, caprette, tanti animali li ho portati io. Poi ha scoperto Dudu. Dudu l'ho portato una notte, fagottino bianco così, l'ho nascosto nel cappotto nero. Poi quando l'ha visto è rimasto un attimo perplesso. Poi ho saputo da lui il giorno dopo che aveva passato metà della notte con questo cucciolo sul petto nel letto a parlare con lui, a spiegargli tutte le sue cose e che avrebbe avuto una vita meravigliosa così come è stato. Devo chiederle che giornata lei ha visto. Una giornata quasi straneante. Senatore, possiamo chiederle il ricordo del presidente Berlusconi? Vabbè, a tutti e due che siede
Sono giorni che il presidente fa ricordi del presidente. Vabbè, lo chiediamo adesso qua fuori dal Duomo. Beh, secondo voi è opportuno? Insomma, ragazzi, scusate, ragazzi. Celebrare la persona che ha fatto. Ma celebrare cosa? Dai, su, per cortesia. Accontentatevi di fare le riprese, le foto. Prego. Allora, applausi a questa prima parte. Dico adesso una cosa che poi sarà più chiara col andando avanti nella visione del filmato. Paolo diceva chi c'era, chi non c'era. Noi siamo andati in tre, quindi abbiamo insomma, la piazza era abbastanza in nostro controllo. Ciò nonostante, come invitati, diciamo, come partecipanti al funerale, non la folla che c'era fuori, c'erano talmente tanti volti noti che per quanti noi ne abbiamo presi sono sicuramente di più quelli che ci siamo persi. È così. Quando siamo andati via, ma l'hai vista questa? No, tu no, e c'era. Però noi avevamo lavorato, non è che non avevamo fatto. Era così, a un certo momento girava la testa, oggettivamente. Dopodiché siamo andati nella parte del pubblico e siamo andati in un momento di agitazione. Siamo arrivati e c'era una persona che stava litigando con altri, ora la vedete. Che è successo? È arrivata una e ha detto qualcosa? Sì, ma uno, due, tre. Ha cominciato quel discorso di avvisi di garanzia. Ah, ok. Dannata. Boh. Si è scaldata la piazza all'improvviso. Solo invidia. Esatto. Non hanno niente, né qui. Né il cuore. C'è il cuore, quando è la Lombardia. Berlusconi. È vero. E come lui non ne nasceranno più. Silvio. Allora, la cosa che devo dire è che poi c'è stato quel video che, insomma, della giornalista di Mediaset, che sentendo questo coro si è commossa. Chi non salta il comunista, lei ha avuto un momento proprio. Quando ti commuovi, che senti quelle cose che ti riportano dietro nel tempo, quando toccano quelle corde, no? Nei commenti di questa roba, a un certo momento qualcuno, una persona, ha scritto: cantavano a quel comunista provocatore di Diego Bianchi che stava là con la sua troupe. E io ho detto, ma che e la scritta ha risposto a un sacco di persone. Ecco, purtroppo non era così. Cioè, purtroppo non ero stato io la causa di questo coro. E era un'altra persona che era andata lì a parlare di avvisi di garanzia. Io sono arrivato tardi e io non c'entro niente. Ero lì e figure, mi sarei autodenunciato eventualmente volentieri. Ma purtroppo è così. Ma c'è lei, nigeriana, che insomma partecipa. Una così grande è molto, perché ne crede casino? E che ne so? Vorrei dire, loro non vengono qua per fare business, non vengono qua per cuore bene per loro. Giusto, come giusto. Io sono venuto dalla Venezia, io sono africano nigeriano. Dove sei tu? Nigeriano, arrivato in Italia dal 90. Berlusconi mi ha aiutato il straniero, e lui quando lo sono consiglio, lo è 94, consiglio 96. La documenti che avevo oggi, da Berlusconi che ha fatto messo quella legge di okay. Sanatario. Come ti chiami? Mi chiamo la Evelyn. Questa prima volta che venire a fumerare di un uomo italiano che è morto. Io sono 32 anni qua in Italia. Io ho finito il lavoro, adesso lavoro badati. Io devo andare a Venezia, abito a Venezia. Venuto subito qua per motivo e lui sono bravo per me. Sono mio amico arrivato da Canada. Qua oggi? Sì, da Canada. Se magari la Bossi che è morto, io non venire anche, che io non piace per venire qua. Ci siamo scherzati. Bossi no, Berlusconi sì. Berlusconi sì. Okay. Per quello sono qua. Se è Bossi o Salvini, ci siamo scherzati, io non devo venire qua. Tutto chiaro. Io sono i documenti, grazie a lui. Mi sentito lunedì, lui morto. Io piange. Lui non è un uomo razzismo. E lui sono un businessman. Non è un uomo di razzismo. Una persona morta, devi pensare, anche se ho 80 anni, anche se 200 anni, non interessa. Morto, non ti vedo più. Morto, non ti vedo più. Sindaco. L'esposizione, no. Lei ha detto, io sono venuta, sono da qua da 32 anni. Io, la mia, sono qua grazie a lui. Se moriva Bossi o moriva Salvini, io qua ci venivo, anzi, morto Berlusconi, sono venuto a una mia amica che viene dal Canada, io sono venuto da Venezia. E niente, questa è la sua posizione, lui sta leggendo Libero,
Sindaco di che? Di Mignoleggio. Bagnano. Allora praticamente mia moglie mette a televisione a te, sintonizza, io arrivo e cambio. Perché cambi? Ma perché puoi far selfie con me se cambi? Perché chiamando mia moglie. A tua moglie, ok. Oh, e poi c'è lei, lui cioè, dice guarda faccio una cosa a mia moglie, faccio un selfie, cambio sempre quando ci stai te, salutiamo la famiglia. E poi vedo lei con questa maglietta sul testamento biologico e non capisco bene cosa ci sia scritto perché vedete è mezza stropicciata, insomma, piegata, e quindi vado e scopro. Sì. La maglietta Sorana Anglaro. Lui la difesa ed è stato preso in giro per questo. Cioè lei è pro... Io sono un medico, testimone che Luana Anglaro voleva vivere. Ho fatto di tutto per far arrivare anche a Berlusconi queste notizie, dando le mie testimonianze. Lui ha avuto il coraggio di dire in televisione quello che ha detto ed è stato preso sempre in giro, anche ai convegni radicali. Scusi, ma lei come faceva a essere testimone che Luana Anglaro... Perché ho visto Luana Anglaro, sono andata alla clinica a Luigi Talamone di Lecco e ho assistito ai suoi attacchi di panico quando le dicevano che lei doveva morire. Ma lei era tipo, era in coma, in stato vegetativo? No, sono tutte falsità. Tutte falsità, però... Capiva, reagiva, si girava, quindi tutto doveva essere bloccato. La sentenza di morte doveva essere bloccata, invece sono andati avanti, compreso il papà, che ha assistito anche lui e altre persone. Quindi il papà voleva uccidere la figlia? Il papà non ha avuto il coraggio di dire no, fermiamoci, probabilmente c'è stato qualcuno che anche l'ha spinto. Il papà era presente, poi è uscito, poi altre persone hanno saputo e hanno visto che Luana Anglaro voleva vivere e comunque non hanno dato testimonianza perché interessava arrivare a toglierle la vita per portare avanti il testamento biologico, che è il contrario del testamento di Cristo. Quindi dobbiamo noi cristiani difendere la legge di Dio, ma poi soprattutto difendere la verità su Luana Anglaro, cioè che voleva vivere. Berlusconi era preso in giro per quello che ha detto, ma era verissimo quello che ha detto, era giusto. Quella delle mestruazioni, che voleva avere figli. Ma c'era ancora di più, che Luana Anglaro voleva vivere, quindi non serviva neanche quello che ha detto, poverino, per essere infangato. Gli ha detto sempre a lei questa cosa, che voleva vivere. No, lei. Ma se l'ha manifestato Luana con tutte le sue forze, perché bastava un minimo segnale per fermare tutto, e invece lei l'ha fatto grandioso e sono andate avanti lo stesso, anche in ambulanza ha reagito. Come si chiama lei? Antonella Dianna, dottoressa, testimone. Buon funerale. E grazie a Berlusconi, eh? Certo, sempre. Oh, il piacere. Un applauso a Peppino Englaro. E al ricordo della sua battaglia. No, questo per dire che poi, insomma, nel grande racconto di Berlusconi c'è questo capitolo che è stato ricordato, insomma, delle sue frasi in occasione di quella vicenda, e io ho incontrato questo personaggio. Si impuntò Napolitano, eh? Come? Si impuntò il Presidente della Repubblica lì. Bloccò il... E però, tuttora, appunto, giugno 2023, vai in piazza, incontri la dottoressa che ti spiega, ti fa questo racconto. Pubblicità e torniamo tra poco. Roberto, perché avete suonato questo brano? Una vita in vacanza dello Stato Sociale, per un piccolo ricordo a Matteo Romagnoli, che è il fondatore di Garrincha Records, che è la loro etichetta, anche parte della band. Allora, andiamo avanti col nostro racconto. Manca un'ora e mezza all'inizio ufficiale della cerimonia. Siamo ancora in piazza Duomo. Siete gli unici di sinistra simpatici. Però, Madonna, come ti chiami? Massimo. Questo cos'è? Berlusconi per Segala, che vuol dire? Sindaco... Ah, scusa, no, che ne so, leggo per Segala, non capisco. Senti, comincia a fare... No, scusa. Segala, era un ministro, era un candidato. Giuliano. Scusa, e abbiamo battuto la sinistra dopo 71 anni. Tu berlusconiano da sempre? Sì. Non temi per... Non temo... Dopo di lui? Fa niente. Non sarà più la stessa cosa. Ti preoccupa sta cosa? No. No. Non ti pare un po' eccessivo il lutto nazionale? Mi ha ricordato un articolo della Costituzione. È possibile fare il funerale di Stato? Il funerale di Stato è una cosa, il lutto nazionale è un'altra cosa però.
Ascolta, e che, perché lo vuoi fare? Per la Bindi? Lascia perdere la Bindi, ma però che non si è fatto per Falcone e Borsellino. Per Falcone e Borsellino non si è fatto. Sarebbe stato giusto farlo anche per loro. Per, che ne so, Gigi Proietti, Alberto Su, cioè grandi personalità, capito? Io ne farei anche qualcuno in più. Chi è che arriva dalla Russia? Nice to meet you. Nice to meet you. You're not here on purpose. No, I'm just for travel. I'm a tourist here. And where do you come from? From Russia, from Moscow. Do you know Berlusconi? Of course I know. Great Putin's friend. Yes, he was. Are you sad or not? Or what do you think about Berlusconi? I think he's one of the face of Italy. Yeah, that's correct. It's controversial, of course, like any big leaders. There is no, like in our Russian history, there are no view like one leader was absolutely good and another absolutely bad. If you do big things, it's always controversial. If you win something, somebody lost something. I just came here to say thank you for everything good you did for Italy. And Russia. And I don't know, maybe for Russia too. Even Putin is quite controversial. I don't know how it for you. Yeah, controversial is an euphemism. We had some problem now. Italy, Russia, the war. But today, this is the special day and not the day this for is the special kind of, day. And you know, in Russia, and then somebody go out, we never talk bad things about such Yeah. No, sorry, I don't know, sorry, is it sorry, the same for sorry. Italy? No, for us it's the same thing. If we are in Italy or abroad, we say what we only think. Good things. No, we say what we think. We're not forced to say good things. Okay, thank you very much. So what's your name? Lena, thank you very much, Lena. Nice to meet you. Funziona così, capito? Che se sei, io penso che pure in Russia non puoi dire brutte cose di certe persone, non solo, non c'è sta regola solo per l'estero, ecco, diciamo. E dice pure voi in Italia, non in Italia, diciamo la qualunque dappertutto. Cioè, e comunque un civile confronto, dibattito all'improvviso con una russa. E poi incontriamo lui. Lui che è non è un gruista, è il gruista. Di Berlusconi ha fatto il mausoleo, le fontane, vedi, sta lui col gruista che faceva i lavori. Quello sei te? Mazza che coatto. Questo che è? Questo è la fontana dedicata a Luigi Berlusconi, il padre. L'ho scaricata, l'ho montata tutta io col mastro, imbragavo i pezzi, glieli montavo. E lui lo sa che sei tu? Chi? Berlusconi? Sapeva. Sì, è venuto lì. Che ne so, io non so. Prima di entrare in politica mi aveva detto, guarda, è la volta buona che va a finire male in politica. È entrato sei mesi, poi l'ha messo giù. Tu ti chiami? Antonio. Ho lavorato anche nel mausoleo. Il mausoleo è quello dove in teoria dovrebbero seppellirlo? Sì, dove lo metto? C'è il sarcofago in mezzo, come gli egiziani. C'è il sarcofago? C'è il sarcofago e tutto intorno. Ma non so come funziona. All'entrata scendi la scaletta, c'è un quadro della moglie di Cascella che avevano pagato 2 miliardi, non so qua, ai tempi c'erano le lire. Dopo io sono tornato a fare questo lavoro. Però qua. Dice che adesso non ce lo portano là. No. Al mausoleo? Al mausoleo. Arcore il mausoleo. Arcore il mausoleo, scusa il discorso macabro, ma quindi la bara dove la metto? Dentro, dove viene tumulato? Dentro il sarcofago. Nel mausoleo tuo? Mio. Tuo, da cruista? Vabbè, sì, tuo come. No, sì, non volevo essere. Lo mettono lì, lo mettono lì. Pure che lo portano al cimitero monumentale qua a Milano. Scopriremo dove lo porteranno. Gli ha fatto il sarcofago. È un faraone, degno di essere un faraone. Anzi, quando faranno la prossima banconota da 1.000 euro ci devono mettere la sua foto lì. Signora, che voleva dire lei? Che tutto il mondo lo ringrazia. Come si chiama? Maria. Tutto il mondo lo ringrazia, Milano lo ringrazia veramente. Lei è di Milano? No, io sono di Roma. Ah, di Roma, però Milano la ringrazia da morire. E Roma? E Roma anche. Roma pure? Ma certo, tutto il mondo. Un po' meno? Tutto il mondo, no, perché si è dato da fare sempre. Certo. Il problema è che non l'hanno capito, purtroppo. Beh, vabbè, un po' di gente ha capito questo. Però con tutte le vicissitudini che ha avuto, diciamo che pure lui... Era un uomo, come lo siamo tutti. Certo. Come lo siamo tutti. Certo. Di dove sei tu? Io sono Angelo di Boffalara Ticino. L'ha fatto il film? Ho fatto. Quando è in diretta? Venerdì. Che ore sono, via? 13:29. De Laurentiis, lo dico. De Laurentiis. Marco Columbro. C'è De Laurentiis. Dietro De Laurentiis c'è Columbro. Ci sono già gli esponenti politici, il mondo dello sport, il mondo dei media, il mondo della famiglia media. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro.
questo grande affetto che gli italiani gli stanno tributando è un segnale che rimarrà nella storia. Ieri c'è stato il consiglio per Forza Italia. Basta così. Grazie. Il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Chi era per lei Silvio Berlusconi? Che animali, oh! Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Dici tre bossi? Razzi l'altro giorno. No, non sono andato. Ah, non è andato. No. C'è Del Debbio che sta arrivando. Storace. C'è Spalletti, no. No, non è Spalletti. Sì, sembrava Spalletti. Capito cosa dico quando tanti ne vedi ma tanti te ne perdi? Andiamo avanti. Se ne va un pezzo d'Italia, e a me personalmente mi ha scosso sta notizia. Grande Lombardo, una persona che ha interpretato quelli che sono i nostri veri grandi valori. Io credo che saranno proprio le persone che più lo hanno criticato quelle a cui mancherà. Mi chiamo la testa di... Ciao. Qual è il grande insegnamento che ti ha lasciato Silvio? Beh, rispettare il pubblico. Il portiere Sorrentino, c'è qualche ciurria. È una creatura del Mozart, ci sono anche Mario Sampirisi, c'è Eugenio Lamanna, Gabriel Paletta, insomma non solo giocatori di quest'anno. Berlusconi ha riempito degnamente e anche suo malgrado le pagine di tanta cronaca, ma oggi tutte queste pagine si possono appallottolare perché secondo me Silvio Berlusconi merita le pagine di storia e spero che il tempo ci dia ragione. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, bruciarmi in una pasta, darti più calorie. Mi devi dire cosa pensa di Berlusconi? Ma pensavo dei Hillary. Pensavo dei Hillary. Ma io era quello che si era con voi. Chiedo scusa, grazie. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia, sommersi soprattutto dai giudizi musicali. Tutti uguali sti cani.
ascolta, se hai un'idea meravigliosa dilla, altrimenti ascolta, e se c'è qualcosa che io ti devo dire te lo dico. Faceva un po' come facevano in antichità i maestri cinesi, cioè non è che ti spiegava le cose, no? Ma ti faceva assistere, poi tu dovevi filtrare e capire quello che era importante. E l'allievo ha superato il maestro? No, assolutamente no. Presidente, da presidente del Torino che cosa ha portato di quella sua esperienza da tifoso e da ammiratore di Silvio Berlusconi? Lui ha fatto un grande Milan vincente, io invece non, col Torino ho fatto una cosa evidentemente molto più piccola. Lui ha fatto un grande Milan vincente, io col Torino è rimasto così, cioè come posso rapportarmi a quel Milan col Torino? Comunque avete visto tutto quanto l'ingresso, la prima parte dell'ingresso oggettivamente impressionante, e poi Cairo molto... A quel Milan pochi, dai. Come? A quel Milan pochi, certo. Però si cercavano dei raffronti, avete sentito, l'allievo ha superato il maestro, e le domande, insomma, Cairo era molto molto intervistato e lui non si è sottratto. Non abbiamo vinto, abbiamo fatto cose migliori rispetto a prima, ma certamente non c'è nessun paragone. Quando prese il Milan nel febbraio dell'86, nel weekend di quella settimana lì, lui andò a St. Moritz e mi invitò ad andare, certo, a St. Moritz, c'era anche Galliani, una cosa anche bella, eravamo tutti insieme, andavo con lui alla partita. C'è una fotografia famosissima, lei sì, bellissima, mi chiedeva come va, come non va, quanto perdi, eccetera eccetera. Sì, perché quanto perdi, pensa a queste conversazioni tra Berlusconi e Cario, cioè, ma quanto perdi, eh? Che cosa le mancherà più di tutto del presidente Berlusconi? Beh, quegli anni sono anni bellissimi, però è bello dire c'eravamo. Sì, però sì, questo sì, ma mi manca il fatto che a volte lui chiamava col numero sconosciuto e io capivo che era lui, perché mi chiamava con lo sconosciuto, e quindi mi mancherà di ricevere telefonate da un numero sconosciuto. Dove... Che invece è stato conosciutissimo. Conosciutissimo, no, però chiamava così e io rispondevo e poi si vedeva. Lei è molto gentile, grazie. Ciao, grazie. Ho detto che è stata una magia incontrarlo. Sì, perché lui aveva una sua speciale magia. All'improvviso. Attenzione, 1, 2, 3. A sentire Cairo stavo per perdermi Alfano, e qua eravamo proprio a 20 centimetri, a mezzo metro, e ci siamo ritrovati qua, e questo è un altro dei miracoli di Berlusconi, mai siamo stati così vicini forse io Alfano, non lo so. Un ricordo lo vuol fare? Ti sei perso Alfano? Lo so, ti dico. Come sta? È commosso, ma è bello che mi stava a commuovere pure io a vedere lui. Certo. Cioè, sai quando ti ricordi? Pure tu ti ricordi. Dove sta il presidente? Pur essendo sempre molto, molto carino, però in quel momento lì non era esattamente da mia parte. È un ricordo legato al calcio? Quanto dichiara il presidente? Per questo motivo io andai in America un periodo a fare 6 mesi di studi a NYU, mandato dalla Bocconi, e stando in America quei 6 mesi, che era fine anni 70, vidi come la televisione commerciale americana, CBS, ABC, NBC, era lontana anni luce dall'Italia. Però tu sei giovane. No, la ricordo. Non te la ricordi, la FEF? Certo. La FEF. Certo. Vabbè, basta, siamo a un funerale. Prego, scusi, a venire, puoi fare una domanda? Beh, la televisione sicuramente ha avuto un ruolo molto importante dal punto di vista dell'economia. Berlusconi ha avuto un impatto, cioè ha avuto veramente un impatto notevole. Ciao Diego. Mi devi niente, no? Ma che ne so, la 7, media 7. No, lo so che sei qua per vedere quel che accade. Certo, no, a casa no. Tutti fanno domande. Sì, tutti fanno domande, ma tutti chiedono, giustamente, mi chiedono... Com'era quella cosa del numero sconosciuto? Perché a me il numero sconosciuto, delle solite è scocciatore, il numero sconosciuto. No, perché quando mi chiamava Berlusconi, lui chiamava col numero sconosciuto, no? Okay. E siccome io non ho tanti che mi chiamano col numero sconosciuto... Io in genere attacco, io non rispondo. No, ma io immaginavo che, invece che fosse lui, e quindi rispondevo... Quindi ogni volta che è sconosciuto era Berlusconi, era lui. A saperlo prima. Adesso infatti... Tutte le volte che ho ricevuto la chiamata da uno sconosciuto era Berlusconi. Le occasioni che ho perso è incredibile. Al tempo stesso, cioè, chi ha il numero di Cairo lo chiamasse con lo sconosciuto, perché, cioè, no, ne lo dico per così, per sentire meno la mancanza, ecco. Dopodiché
Se scopro un aneddoto, Filippo, stai riempiendo il tuo archivio, sì. Non è, A un certo momento io mi ritrovo un po' isolato, perché sono rimasto a parlare con Caro, nessuno è venuto lì a dirmi vieni via, e gli altri invece sì. È una retata quella. È una retata? Sì. C'è una retata del giornalista in corso. Volevo dire che io vengo dal Trentino Alto Adige, sono di Forza Italia, noi siamo un bravo popolo, non abbiamo solo gli orsi, ci sono gli orsi, conviviamo anche bene con gli orsi, e quindi... Ma c'è anche Forza Italia. E c'è anche Forza Italia. Perfetto. Forza Italia sta facendo molto anche per la convivenza con i trentingradi, e anche noi insomma siamo qua per testimoniare questa grande comunanza alla città di Milano, alla Lombardia, per la perdita di Silvio, che per noi resta il capitano. Certo. Capitano, mio capitano. Non era presidente? Era presidente, però per noi il capitano, sempre. Cioè, è presidente e capitano? Presidente e capitano. Grazie signora. Grazie a voi. Grazie a voi che ci mettete del vostro. Io mi faccio delle ghignate paurose quando ci siete voi, Niente. A un certo punto stavo lì e ho trovato lei che mi ha raccontato di questa convivenza fra gli orsi e Forza Italia e in Trentino. E, sono cose che capitano senza muovermi. Proprio non... E lei era felicissima, tra l'altro salutiamo perché è nostra fan, ci segue, era contentissima. E, A un certo momento... No, perché ora noi stiamo ridendo, ricordiamoci che siamo sempre a un funerale, tutto ciò. Cioè, ma non era colpa di nessuno, cioè semplicemente uno filmava quello che accadeva. A un certo momento arriva il governo da questa parte. Si riconosce Crosetto. Presidente, sono successo? No, devo andare in un po' arrivo su. Ah, va preoccupato. Cecchetto. Comunque sono preoccupato per Cairo, è andato là, non è più tornato. Si prepara. Presidente della Repubblica, sindaco. Qualcuno sa dove è Berlusconi? A Monza, allo stadio di Monza. E quanto ci vuole arrivare qua? Penso che si sia già mosso per venire qua. Non è. Si è mosso? Che non è proprio la frase. Non è. Vabbè. Che ora è? 53? 53. E è previsto a 55? 55. Non arriverà in ritardo il giorno del suo funerale? Non l'avrebbe voluto. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Manca solo lui. Che arriva quell'elicottero. E arriva. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Mr. Lover, lover, lover. Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bombastic, very fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, very fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me in the field with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, do my well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell and boom. Noi da qua del funerale non vediamo niente. No, niente.
però stiamo all'ombra. Pier Starsole. Eccolo là, Pier. Vabbè, ora iniziamo il funerale che durerà un'ora e mezza. Buona, aspettiamo. Cosa si può dire? Ciao, un applauso all'ultimo Bombastic. Lui avrebbe voluto così. E comincia la cerimonia. Un desiderio di vita che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. E amare e desiderare di essere amato e cercare l'amore come una promessa di vita, come una storia complicata. Amare e desiderare di essere amato per sempre e provare le delusioni dell'amore e sperare che ci possa essere una via per un amore più alto, più forte, più grande. Amare e percorrere le vie della dedizione e arrendersi. Ecco che cosa si può dire di un uomo, un desiderio di amore. Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d'affari. In questo momento di congedo e di preghiera, cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi
faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della Solo Grande descrizione. Neanche le fanno dire che le dispiace. Neanche questo. Può dire neanche una parola, se ci fanno capire. Glielo dico io che non può. Davvero, non può parlare con i giornalisti. È stato prescritto che ha l'autorizzazione, ma non può parlare con i giornalisti. Decisione del giudice. Punto e basta. Grazie, per favore. Ragazzi, stop. Grazie. Ci fermiamo? Da che parte? Il pubblico ti ama. Beh, sono stata a casa loro per quasi 40 anni. Grande Silvio! Silvio, presidente! Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo perduti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. E questo
è il racconto di questi due giorni passati fra Arcore e Milano. Farei un grande applauso a Leonardo Parada e a Pier Francesco Citrinetti, senza i quali non sarebbe stato possibile quello che avete visto. E anche un ringraziamento a Nino Luca e al Corriere della Sera per la clip di Verdini, che per esempio io non avevo visto e che comunque aveva una sua rilevanza giornalistica. Costanze, dici tutte quelle cose che lo straniero dice in questi casi all'italiano. Vabbè, i migliori anni della nostra vita, tanti anni della nostra vita, questo uomo ha segnato il nostro lavoro. Quindi io c'ero già qui quando ha iniziato la sua carriera politica. Meglio delle tue immagini non si può descrivere il popolo di Berlusconi, sia quello di cui ha rappresentato i valori e si è fatti suoi, gli ideali della borghesia, della piccola borghesia. Poi l'altro popolo che è quello che dipende da lui, che dimostra ancora una volta in questa cerimonia che era lui un uomo da solo al potere in realtà, perché tutte quelle visi che ho visto, anche seguendo dal vivo il funerale, sono persone che lui ha creato. Non esisterebbe forse senza, senza lui, senza Silvio Berlusconi. E questo è chiaramente forse il fatto che fa sì che c'è stato tutto questo spettacolo. È stata una settimana incredibile, uno tsunami mediatico, un funerale di Stato va benissimo perché un uomo è stato un capo di governo più volte, lutto nazionale. L'ultima volta che un capo di governo, per un capo di governo è stato fatto il lutto nazionale è stato Cavour nel 1861, dopo soltanto presidenti dello Stato. Quindi ha avuto un potere incredibile ed è chiaro che per tutti gli italiani, anche tutto il mondo, è stato il motivo per questa notizia, per questo spettacolo mediatico. Per gli italiani c'è un'altra cosa, dovranno evidentemente elaborare questo periodo perché lui ha segnato la storia dell'Italia profondamente, è stato sempre ai limiti della democrazia, dei valori della, Costituzione, scusate. Quindi ci sono state delle difficoltà, però questo paese ha delle difficoltà a elaborare il passato, così come è stato col fascismo. Lui ha detto: io ho portato i fascisti e i leghisti dentro la Costituzione. Questo ha diviso il paese. Era una settimana anche molto diciamo di contrasti. C'è stato oggi il funerale di Flavia Fronzoni, la moglie di Romano Prodi, che invece è stato un uomo dello Stato che ha unito il paese, che ha saputo di attraversare il paese grandi crisi. E mi ha impressionato molto che nella chiesa dove c'era il funerale c'erano moltissime persone e non era una cosa così organizzata. Erano venuti politici, ma anche tantissimi cittadini spontaneamente a questo funerale. C'è stato un altro lutto, quello dei tanti, dei centinaia probabilmente morti nel Mar Mediterraneo, di cui hanno avuto notizie, di cui pochi si sono veramente occupati e pochi sono stati in lutto per queste persone. E questo forse è una cosa con la quale non devono solo gli italiani, in questo caso anche i greci, tutti noi europei fare il caso, dobbiamo elaborare questa cosa e occuparcene, perché noi guardiamo piuttosto questo grande spettacolo intorno a Berlusconi, a un uomo del morale dubbiosa, mentre lasciamo fare ai nostri governi, all'Europa, di chiudere le frontiere e di non dare neanche più la possibilità di salvare le persone, i naufraghi nel mare, a chi lo vorrebbe fare.
Grazie Costanza. Ricordo in tal senso la prima pagina del manifesto, se non erro, dell'altro giorno, che era lutto universale in relazione al naufragio. Sì, sì, sì. Paolo. Allora, il tuo è un racconto onesto, lo posso dire? Onesto. Io sono una persona onesta, Paolo. Non è però, no, no. Però, mica tanto. E ci sta, no, all'ultima puntata, finalmente, Paolo Celata attacca il conduttore, dice quello che pensa. Certo, facile farlo con me, facile farlo con me. Anche se fai parte degli incivili. Io faccio parte, no? Tutti voi fate parte, lì c'è... Scusa Paolo, avanti. Un racconto onesto rispetto a altri, non qui. Altri che ho fatto io, altri? Altri da altre parti. Capiamo. Per esempio, Paolo. M'ha colpito, onesto e parole vere e sincere come quelle dell'arcivescovo di Milano Delpini, che tra l'altro ti posso dire, io l'ho ascoltata e qualcuno l'ha letta in un modo, altri in un altro modo. Mi sono sembrate parole pesanti, importanti. Beh, insomma, è stato... Era inquadrato a un certo punto Pier Silvio. E allora in una fase annuiva, poi mi è sembrato di no. Ecco, rispetto a certi passaggi, quindi veri di una vita vissuta, con degli aspetti che sono stati criticati. E appunto, non sono stati lasciati fuori... Nella omelia, come per esempio mi ha colpito, è stato molto sincero, è una delle testimonianze, i racconti, non era al funerale, ha detto non ci vado, ma mi hanno colpito le parole di Pierluigi Bersani, vere, sincere, sentite rispetto a un rivale politico, però con una umanità che da altre parti, insomma, anche vediamo, no? Cambiano tante opinioni. Dopodiché il racconto di quel popolo, Berlusconi ha diviso l'Italia, come diceva tra l'altro la turista russa, no? Come ha detto, controversial. È uno dei volti, no, ma è uno dei volti dell'Italia, intendendo una parte dell'Italia, effettivamente ha diviso l'Italia. E quell'Italia era tra l'altro trasversale, composita, no? Quelli che stavano lì davanti alla villa di Arcore, la mondanità che c'era al funerale, e davvero c'era senza malizia né malignità tutti i generi possibili di una comunità, va bene? Di quella comunità che ha in maniera convinta seguito Berlusconi. Dopodiché ti dico pure che a un certo punto, non quando hai messo i migliori anni, un po' prima, a vedere certi volti mi è preso un colpo. Sono passati 30 anni, io 24, 25 li ho passati, prima di Di Maio ho inseguito pure loro. E vederli, insomma, no, la lasciamo perdere, perché scusa. Non è carino per loro dirlo, okay. Anche rispetto, no, a come come stanno. Se invecchia tutti. Esattamente. Ecco. E quindi, insomma, mai fatto, sono consapevole che sono passati tanti anni. Che sta invecchiando pure te, Paolo, sei sempre un bel ragazzo, ma... Da questo, okay. Insomma. Infatti... La primissima riflessione che faccio... correndo, proprio con la notizia di 40 secondi nella mia testa, è se stiamo a far vecchi tutti, nel senso. Francesca. Ma guarda Diego, il racconto di quella piazza del giorno prima ad Arcore è forse davvero l'ultimo miracolo di Berlusconi, per usare parole di qualcuno lì, cioè riuscire a mettere insieme l'alto e il basso, le più alte cariche dello Stato e gli atleti dello sport, personaggi dello spettacolo in auge e ampiamente... La curva del Milan. La curva del Milan e personaggi dello spettacolo che non vedevamo più da decenni. Tutto il mondo di Berlusconi, tutto quello che ha rappresentato in questi quasi 30 anni. Io penso sia stato normale, giusto, i funerali di Stato, credo invece che il lutto nazionale si poteva evitare, non l'hanno fatto per Moro, che era stato ucciso dalle Brigate Rosse, per Pertini, si poteva, credo, evitare, però penso comunque che sia stato, come dire, giorno in cui si è tributato il ricordo all'uomo. Davanti alla morte io penso che i gesti di pietà siano doverosi. Detto questo, d'ora in poi io dissento completamente da quello che ha detto Gerry Scotti. Sono state scritte tante cose su di lui, adesso si appallottolano queste pagine di giornale. No, perché d'ora in poi quello che rimarrà del bilancio di Berlusconi, figura pubblica, poi l'uomo, il padre, quello resta patrimonio delle persone che gli hanno voluto bene. Però della figura pubblica resta l'uomo delle leggi ad personam, resta l'uomo del rapporto violentissimo con la magistratura,
resta l'uomo degli scandali, che io ho sempre pensato non importasse nulla se avessero un profilo penale, non era quello il punto, era il discredito in cui mettevano le istituzioni. E tutto questo oggi è un bilancio che noi dobbiamo ricordare dopo aver avuto la giusta, umanissima e doverosa pietà verso la morte di un uomo. Grazie Francesca. Filippo. Guarda, Diego, io ho pensato ad altri funerali, al funerale di Moro, quello senza bara, che è un'Italia in bianco e nero, e ho pensato anche al funerale di Berlinguer. Sono i funerali della storia e quindi sono quelli che restituiscono del paese una fotografia del momento. E guai se non ci fosse stata anche questa tua immagine, perché io ho visto i funerali Rai e Mediaset e questi in qualche maniera sono un giusto contrappeso, un occhio diverso, perché l'Italia non è quella e non è neanche quest'altra, ma sono tre e ci serviva questo sguardo. L'hai presa come quello che deve essere un grande rito spettacolare, e i riti hanno bisogno della musica, e la musica soprattutto nella parte, diciamo, di Battiato e nella parte di Renato Zero arrivava perfino ad una dimensione quasi commovente, anche se, diciamo, tutti siamo abbastanza, almeno qua, lontani dalle cose di Berlusconi. Ed è curioso come questo sguardo si è concentrato più che, diciamo, nella televisione ufficiale o a casa sua, la televisione Mediaset, sulla gente umile, quella vera, quella che è venuta davanti alla casa a fare quegli omaggi votivi, anche devo dire la milizia del Milan, perché quelle uno non se li vorrebbe trovare, diciamo, di fronte, e anche quello che non è stato fatto vedere, l'Ele Mora, i personaggi anche, ed era effettivamente, essendo nella storia, un grande rituale di passaggio che segna un prima, un poi. Il prima lo conosciamo, il poi non lo conosciamo, ma parte da qua. Grazie Filippo. E adesso andiamo verso prima di andare verso un'agevole, comoda social top 5, andiamo a capire che cosa ne è del Fantacitorio, che è un capitolo che va affrontato seriamente. Siamo all'ultima puntata. Allora, premiazione 2022-2023. Una sigla che non si faceva da tempo. La diamo per buona, eh? Adesso hai avuto tanti complimenti. Sai che là davanti a Arcole, scusa, faccio una parentesi, mi ha stupito che sia la signora, quella che mi ha fatto i complimenti, che un altro mi ha detto, oh, era proprio forte la bassista che è venuta venerdì scorso, due estimatori di Nick West, che è stata nostra ospite, insomma, che no, che è una roba comunque che devi stare attento, non è proprio... E io ho detto, vedi qua a Arcore la musica buona, come comunque, detto questo, aperta e chiusa parentesi. Allora, come siamo messi? Vediamo alcuni tweet, perché chiaramente questo evento, tanta gente aveva Berlusconi in squadra. Come la mettiamo con le squadre che restano senza capitano? È un problema, cioè noi sto gioco l'abbiamo fatto, e qua a un certo punto succede una cosa del genere, problemone, vedete qua, leader Berlusconi Silvio, pronti, lei dice cosa faccio, cosa ne è di me? Poi andiamo avanti. Ma Berlusconi ha lasciato qualcosa di scritto sul testamento nella successione ereditaria? Marta Fascina prende di diritto i punti del Fantacitorio? Ancora.
Cara Rosi, proponiamo da questa settimana e poi dalla prossima edizione del Fantacitorio il Silvia Award per la migliore prestazione della settimana. Qualcuno ragiona in termini costruttivi, propositivi. Essendoci ancora una sola puntata con un punteggio alto, la classifica potrebbe dare esiti interessanti. Ancora, questa settimana fermate il Fantacitorio, il torneo sarebbe falsato. Abbiamo capito. Nel Duomo di Milano oggi ci sono più punti del Fantacitorio che capelli. Cioè, c'erano oggettivamente tutti i grandi protagonisti del nostro gioco. Comunque Berlusconi che muore nella settimana prima dell'ultima puntata di Propaganda mi sembra un segnale chiarissimo per il Fantacitorio. Vuoi dire, no? Andiamo a chiuderla questa cosa. Allora, questa squadra qui è quella che è d'aiuto è quella di Michele? Perfetto. Allora, noi dovevamo... Sì, un attimo, spiego. Noi oggi dovevamo avere un vincitore. Avevamo alcuni vincitori. Chiaramente questa cosa di Berlusconi è fuori scala. È un punteggio senza senso. E quindi va di diritto a tutti quelli... Abbiamo, come dire, empaticamente premiato tutti quelli che avevano puntato su Berlusconi come capitano per la stagione. E siamo andati a chiamarne alcuni fra quelli meglio posizionati. Rosi, guarda, è tesissima, Rosi, dimmi se è. E abbiamo trovato Michele, che è praticamente il vincitore ufficiale di questa stagione qua del Fantacitorio. Eccolo qua. Ciao Diego, ciao a tutti. Allora, Michele, di dove sei? Dove stai? Ciao, sono a Milano, chiamo da Milano, sono di Spoleto, ma sono qui a Milano da ormai da anni. Sei di Spoleto, ma sei a Milano, quindi sei un migrante. Vabbè. Un fuori sede. Fuori sede, vedi come cambia la terminologia fuori sede. Allora, tu, la tua squadra si chiama, come si chiamava? Hardcore, come si chiamava? Qualcosa del genere, no? Hardcore Costituzionale, poi gioca su Hardcore Costituzionale, avete capito? Perché tutta gente, tutti autori televisivi sono questi che fanno Fantacitorio. Ok, e tu nella tua squadra, io ora non l'ho letta, ammetto che sono andato direttamente in collegamento con te, non ho visto anche gli altri oltre a Berlusconi. Quali erano? Ecco qua, avevi La Russa, Soumahoro, Schlein, Cuperlo, Boldrini, Durigon, Gasparri, Lotito, Meloni, Serracchiani, Bossi, cioè una bella, uno squadrone. Berlusconi, per vari motivi, diciamo, hai preso tanti punti e niente. E quindi come ti senti ad aver capito come sarebbe andata questa stagione? Nel bene, nel male, non so neanche che chiederti. Nel bene e nel male, infatti, come abbiamo detto fino adesso, la frase è quella. Ecco, nulla. L'unico che poteva guidare questa Argentese, ecco, da Soumahoro a Cooper, a Durigon, era lui. Avevi tutto proprio, hai preso tutto, perfetto. A questo punto noi abbiamo il premio che ti verrà in qualche maniera recapitato, che è questa agevole medaglia. Questa agevole medaglia fatta dal maestro Codognotto. Ecco qua, questo è il premio, la Coppa Fantacitorio 2023, che va a Michele. Guarda, non so, non è molto indossabile, te lo dico. Grazie, un attimo. Mille. Però te la spediremo comodamente per raccomandata, non so, in qualche modo faremo. Comunque questa è tutta tua. Noi mandiamo a Spoleto, la mandiamo, che fa meno strada. Va bene, e per il prossimo anno vediamo, facci sapere, non ci dire chi prendi come capitano, eh? No. No, dico, visto com'è andata. Ok. Lo gioco al fantomorto. Grazie a Michele e complimenti. E a questo punto, però, prima di passare alla Social Top 5, vorrei ringraziare tanto Rosi. Eccola qua. Rosi, che è stata la nostra, la dominatrice, la gestora, la Rosi, il capo del Fantacitorio. Noi avremmo smesso il Fantacitorio di farlo già 20 puntate fa. Cioè, noi so quelle idee, bella, la terza puntata, ancora il Fantacitorio. Ma lei, tenace, tignosa, ha detto no, questa settimana io monitoro tutte le 27.000 squadre punteggio per punteggio e siamo arrivati fino in fondo, grazie Rosi, senza vedere non ce l'avremmo fatta. Abbiamo qualcosa per Rosi? Ecco qua, così, non badiamo a spese, le sa come dico la pesce di Martino, che sappiamo essere tuoi
Facciamoci. Ecco qua. Rosy, pubblicità! E torniamo qua per la Social Top 5. Bravo. Chiudiamo l'anno con la Verano Band. Sì, ti prego, ormai ricorda John Romita Senior, disegnatore storico di Spider-Man. Il più grande. Social Top 5. Cominciamo con un agevole punto dedicato ad alcune notiziole di settimana. Si finge agente segreto e truffa il suocero. Potete farlo anche voi, fino al momento in cui il suocero non se ne accorge. Allora, la notizia è questa. Riesce a far credere al padre della compagna di essere una persona importante e influente, cosa che non corrisponde al vero, e con un'abilità non comune riesce a farsi prestare 145.000 euro che poi non restituisce. Anche perché l'amore con la donna svanisce, come pure il bottino, che almeno per ora resta nelle sue capienti tasche. Salvatore emigrato! Bello come napoletano 61enne residente a Campo San Piero è stato condannato a 10 mesi, pena sospesa per truffa e pagamento di una provvisionale di 20.000 euro, mentre il risarcimento danni sarà stabilito in sede civile. Per lui avevano chiesto 6 mesi di reclusione. Comunque, Salvatore emigrato ha fatto sto numero. Ha esordito così: o la borsa o la figlia. Agente Genero 7, questa è una scemenza grossa, però... 007, il domani non nuora mai. Oh, poi è successa questa cosa, io pensavo... Leonardo DiCaprio in vacanza a Caserta con i genitori, visita la Reggia e mangia la pizza. È un paese strano, sto periodo, gira Elon Musk, Leonardo DiCaprio mangia la pizza a Caserta. E vabbè, lo vedo proprio felice di fare questa foto... Però vabbè, questo non è detto. Immagina fare il pizzaiolo a Caserta e bello e buono entra Leonardo DiCaprio e ti chiede una giusta e patatine. Così. Sasà Martucci, che è lui della pizzeria Masanielli, ha detto: ancora non ci credo, ho avuto il piacere di accogliere DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta. Sono venuti a mangiare come delle persone comuni, hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il territorio, gli abbiamo raccontato dei prodotti, eccetera, eccetera. Valorizzare il territorio significa questo, investire su se stessi. I Masanielli portano Caserta nel mondo e attirano il mondo a Caserta, e questo è qualcosa di straordinario. Secondo me DiCaprio non lo sapeva che i Masanielli facevano sto lavoro, però comunque la circostanza c'è stato, l'incontro c'è stato. Come posso fare, scrive però Spina Loredana, per venire con le mie 5 amiche? Non riesco a prenotare io. Loro come hanno fatto? Mi scusi. Cioè, perché se voi non lo sapevate che DiCaprio... Dice, sai... Dice, sono Leonardo DiCaprio, c'è posto? Certo, fai alzare tutti gli altri tavoli. Ma lui si è presentato come una persona comune, Leonardo DiCaprio, quindi giustamente Spina Loredana dice, azze, si è fatto sic, Leo. E pare che fosse un po' inquartato e invece adesso sta più fisicato. Poi c'è quest'altra notizia, Giappone... Treno in ritardo di 30 secondi per un gatto a bordo, l'episodio diventa un caso. Non sarebbe una notizia, però in Giappone pare... In Italia l'avrebbero fatto capotreno. 30 secondi. In Italia vuol dire che ogni volta che c'è un ritardo ci sono 1000 gatti sul treno. Cioè uno fa l'equazione. Quando c'era lui i gatti partivano in orario. Vabbè, questo diciamo che... Ok. Dopodiché c'è questa cosa, questa è stupenda, state per vedere una roba veramente... Allora,
cubo di Rubik, nuovo record del mondo, Max Park lo risolve in 3 minuti e 13 secondi. Io ho letto la notizia e ho detto, ammazza, questo è un fenomeno, 3 minuti e 13 secondi per fare il cubo di Rubik, veramente, cioè io mi ricordo quando giocavo, facevo il cubo di Rubik, per fare una faccia ci mettevo 20 minuti, cioè non ci sono mai riuscito a fare il cubo di Rubik, proprio impedito, e ho sempre rosicato come una bestia, però dice, ammazza, questo è un fenomeno, 3 minuti. Commento, e uno dice sì, 3 giorni e 13 ore, non capivo, cioè c'era dell'ironia, del sarcasmo sulla notizia, perché la notizia è sbagliata. Andiamo a vedere perché. Dice, uno dice, cazzo, posso batterlo, 3 ore e 13 ore, quindi si dice, vabbè, tutto sommato. Questo è lui, Max Park, che ha infranto il record del mondo, 3 e 13, e ha infranto il record di prima, che era di 3 e 47, ma 3 che cosa? Secondi. Non so minuti, sono secondi. Questo in 3 minuti ha fatto, e adesso c'è una tecnica, adesso vedete, io non l'avevo mai vista questa cosa, lui, ha il cubo in mano, lo guarda, lo osserva, lo mette lì, a un certo momento da quando lo tocca parte il cronometro, ok? Attenzione. Attenzione, lo guarda, si fa un'idea. Dice, ok, ce l'ho. Lo posa, attenzione. Yes! Secondi e 13, il record del mondo del cubo di Rubik. Francesca, te quanto ci metti? No, io non sono capace, però... Scusate. Non sono mai riuscita neanch'io, però avevo capito che era falso, perché una volta l'ho fatto con mio nipote, attualmente 18enne, allora aveva 16, ci avrà messo 30 secondi, cioè, non so come, mi ha proprio umiliato. Ah, quindi hai talenti... ti umilia 30 secondi? No, lui ci ha messo... Sì, ho capito, io invece provavo da 10 minuti, non riuscivo, lui me l'ha preso in mano, Quindi ho capito che, non lo so, forse i giovani sono... Non so, Filippo, il tuo record di quant'è? No, non l'ho mai fatto, però mi ha impressionato come lo guardava. Hai visto? Quello è stato il momento. Eh sì. In Germania qual è il record di quant'è? No, io non so, comunque io, per me era un incubo. È uscito quando era ero adolescente. L'incubo di Rubik. Sì, esattamente. È bellissima. E ce l'avevamo tutti, tipo nello zaino di scuola. Ce l'avevate tutti? Sì. E uno ce l'aveva sempre appresso, e anche a scuola ci giocavi durante la lezione, e io non sono mai riuscito. Ah, durante la lezione faceva il cubo. Non è bella sta cosa? Vabbè, sotto il tavolo. Sotto al tavolo. Attenzione, le grandi verità. Costanzo Roche durante la lezione faceva invano il cubo di Rubik. Ok, andiamo avanti. A faccelo cazzo, il commento, giustamente. Ok. In 3 secondi mi ricordo che il cubo di Rubik è a forma di cubo, però ma cioè il tempo che il mio cervello impiega per capire cosa ho davanti. Dopodiché, errori, notizie, storie, che grande aggancio che ho fatto per proporvi storie, com'era, storie importanti, storie interessanti, storie, com'era, storie interessanti, ho detto giusto, storie interessanti di Alessio Marzilli, che ha intervistato alcuni dei nostri ospiti, si sono prestati, e come accade in ogni finale di stagione ci sono quelli fighi chiamano i bloopers, gli errori. Così c'è un po' di materiale compromettente. Ma ci sono delle date da rispettare, per esempio il 28 agosto. Ci sono delle date da rispettare, per esempio il 28 giugno. No, d'agosto. Mi sembra che stanno menando così. Dici? Ci sono domande. Ci sono domande che non riconoscono. Porco due. Primo maggio, le feste, avevano le feste dell'unità e là non ci chiamavano. L'eschimo, hanno tutto loro. L'eschimo è stupido. Ma avete provato a proporvi in giro, tipo case discografiche, festival? Sì, ci abbiamo provato. Una volta avevamo pure un'etichetta, la Fashion Records, poi è chiuso subito. Storie interessanti, non mi fate ridere. Scusa, rifacciamo. Io vorrei le tue sopracciglia comunque.
Allora, prima pulisci, poi a un certo punto lo noti e lo guardi schifato, pezzo di merda, quanto fai schifo. Ok. Perché storie interessanti, da voce a tutte, tutti e tutte. Vediamo. Opera Grow. Siamo riusciti a intervistare... Prego, prego. Siamo riusciti a intervistare la Giorriso, era perfetta. Metti panna fuori, metti panna fuori. Mettisti panna fuori, eh? Casino giusto un chimà, chi è fatto così? Applauso ad Alessio Marzilli e ai vari ospiti che si sono prestati a giocare con noi. Andiamo al prossimo punto di classifica, numero 4. C'è stato Elon Musk a Roma oggi. Arriva in Tesla a Palazzo Chigi per vedere Tajani e poi Meloni. Per incontrare Tajani e Meloni ci poteva andare pure col 38 barato, nel senso ti ci potevi comunque destreggiare. Non hanno pagato la spunta blu, cioè uno pensa subito che lui sia andato a verificare. Ci hanno messo poco a rimpiazzare Silvio, ci hanno trovato subito uno diciamo, con una certa facoltà. Bonus, spunta blu, appunto, ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino. E questa è l'immagine di oggi. Elon Musk ha avuto un incontro di circa un'ora a Palazzo Chigi col vice premier e ministro degli esteri italiani. Musk incontrerà nel pomeriggio la premier Meloni. Questa è la foto che è stata diffusa. Ma un posto più triste dove fare la foto non l'hanno trovato. Oggettivamente, cioè, ministro degli esteri, uno si aspetta pure, no? Ok. Antò, digli di sistemare Twitter che funziona a merda. Aborigeno, ma io e te, diciamo citando qua un guzzanti dannate. Elon, ma mica mi puoi vedere la cronologia, eh? Questa è una preoccupazione di Brevetti. Scusate, questa diciamo, è una riproposizione di un vecchio meme. Elon Musk da Meloni per risolvere il problema di Crosetto coi fake su Twitter. A questo punto andiamo direttamente alla fonte. Oh, e poi c'è questo incontro, la foto già migliore, ho accolto con grande piacere oggi Elon Musk, un incontro proficuo, un momento di grande cordialità, abbiamo affrontato alcuni temi cruciali, innovazione, opportunità, rischi dell'intelligenza artificiale, regole di mercato, natalità, avanti verso sfide future, bravo, eccetera, bravo, eccetera. E quando avete parlato di intelligenza artificiale è arrivato Salvini? Vabbè, battute facili che si prestano, Elon Musk, vabbè, questo gioco di parola di Alessio Iola. E poi questa immagine, quanto sei bella Roma, Elon Musk con Nicola Porro a intervistarlo. Sembra fatta con l'intelligenza artificiale, in effetti. E qua c'è Porro che dice: "It has been a great pleasure to interview such a visionary as you." Torna a trovarci ASAP. Ecco qua, e Porro sta roba giustamente se la tira, esclusivo quando mette i bolloni rossi, vuol dire che è proprio una figata, li mette quasi sempre, devo dire. Il viaggio in segreto e l'incontro con Meloni e Tusk, ma io l'ho intervistato. E tu, Paolo Celata, no, no. E dice quest'anno c'è scappa il Pulitzer per Porro, siamo da quelle parti. In segreto ha postato più foto lui da Ferragni, in effetti il Musk non ha fatto diciamo segreto di questo incontro. E questa è l'immagine del video, cioè Tajani, c'è Musk, quello vicino sarà un amico di Musk, interprete, non lo so, e poi c'è Porro, e in tanti si sono chiesti ma perché c'è sta Porro con Tajani e Musk? E Porro pure a un certo momento se ne deve essere reso conto, si siede. Cioè, guardate che noi ne parliamo sempre, insomma, li prendiamo in giro, li critichiamo, ma essere la Meloni, Tajani, Salvini, ritrovarsi sempre Porro tra i piedi che ti fa un video mentre canti al karaoke che sei appena tornato da Cutro o fare una cosa del genere, cioè deve essere complicato oggettivamente. C'è Porro che ha molta facoltà d'accesso evidentemente, la faccia del Porro che si siede a fianco a Tajani durante l'incontro con Musk prima di capire che si deve levare dai coglioni, è questa qua, esattamente questa. E quando vai allo speed date ma te ritrovi tuo cognato e te alzi e te ne vai, ok? Oh, questo è San Giuliano. Anche lui giustamente cavalca l'ospite illustre, la visita, l'opportunità. Elon Musk è un grande, brutta, cavalca l'ospite illustre, cioè l'opportunità, vabbè, avete capito. Grande appassionato di storia, oggi è venuto a Roma per incontrare Meloni e non ha rinunciato a visitare il Colosseo, simbolo della città eterna nel mondo. Musk, speriamo di vederti presto di nuovo in Italia. Molte grazie, risponde Musk dopo aver capito di chi fosse San Giuliano. Sta tastando le pietre per decidere se comprarlo oppure no.
e avrà pensato: bella la scenografia del gladiatore, me ne porta a casa un pezzo. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con un'intervista. Non l'ha fatta solo Porro, l'hanno fatta tanti giornalisti stranieri in questo caso, ma noi sappiamo che cosa si sono detti. Si sono detti questo: avete fatto i selfie, pure stavate in giro così. Ma ha fatto pulire le sue stanze, siamo andati alla festa della fava al fosso in valle d'altrove, abbiamo parlato di Mahmood e quanto va facendo il leone sexy, poi ho fatto i volantini, preso le mora e niente, assaggio questo, poi un liquore freschetto per gradire. Ma questo è potuto fa? Lo fa pure Gandhi. Hanno fatto mangiare una zuppa coi volati. Che top. E una giostra. E questo è un applauso a Fabio Celenza per averci interpretato Musk. Prossimo punto di classifica, numero 3. Torniamo a Napoli, ultima ora. Napoli, San Gennaro appare durante una festa a scudetto. Adesso basta, anche basta, perché effettivamente pare che si stia andando avanti. No, che paura che mi fanno i sosia di personaggi famosi morti che fanno le live su TikTok. C'è quest'altro filone, Paolo. Ci stanno i sosia e poi ci stanno i sosia dei famosi morti che però fanno le live, capisci? L'ossimoro, no? I morti live. Vabbè. Porco cane, il sosia di Maradona mi mette ansia. A Napoli, giustamente, quale può essere quello più in voga? Mi cago sotto ogni volta che appare sto sosia di Maradona, che ha molto successo, e lui, che per non dare adito a dubbi, si chiama Sosia Maradona, ok? E eccolo qua, questo è il sosia di Maradona. Ciao amici napoletani, vi devo ringraziare perché siete un popolo veramente meraviglioso. Avete colorato anche la bella Napoli di bianco e azzurro, però io cercavo un po' di bianco per colorare i miei quadri e non ho trovato più nulla, perché siete stati voi a non farmi trovare più il colore, beh, il colorificio. Ho conosciuto anche della bella gente come il re delle bottiglie, che mi hanno regalato questo meraviglioso quadro. Con le sue mani sapienti e con le mani d'oro mi hanno regalato questo qua. E io vi do un abbraccio grande a tutti voi napoletani. Ciao, un abbraccio. Vabbè, sei Maradona. Diego, grazie a Dio sei risorto. C'è comunque gente che ha bisogno di Maradona. E poi c'è il sosia di Gigi D'Alessio, che è contemporaneo, specifichiamolo. E si chiama Gigi D'Alessio Pezzot. Tanto anche lui è tipo sosia Maradona, Gigi D'Alessio Pezzot. Ed è lui. Attenzione, perché è notevole. Sapisse quando vuote rindano aiutate, pensi solamente a te. Non sai sto coro come soffro quando stai giurando notte e stai lontana a me. Sto diventando l'avversario solo, ma forse fa piacere a te. Ma questo è niente, eccolo. Brava questa. Qualcuno ha cercato di ribattezzarlo Gigi D'Aversa, poi Gigi D'Adesso e poi c'è Gigi D'Avecchio. Oh, e poi qua è un'altra situazione. Tu sei al bar e passa di lì Albano. Dietro di te. Nostalgia, nostalgia, canale. Che ti prendo? Mi vergogno, ti prendo. E uno dice: non è lui! Oh. E l'altro risponde: no, dai, giura! Lui che entra nella parte e saluta, cioè la cosa più bella è questa, cioè che te senti Albano se sei il solito Albano, e quindi ti muovi e ti reagisci come fossi Albano. Poi c'è lei, Kyunmi, è una violoncellista della Corea del Sud, che è andata a Napoli e giustamente si è fatta una foto con l'illustre connazionale Kim, protagonista dello scudetto del Napoli. Qui a Napoli la festa non finirà mai. Una foto con il mio connazionale.
e tanti commenti. Chiumi, facci trapanarella col violoncello. Questa è la richiesta. Ora, allora, a me questa roba veramente ha voglia a spiegare. L'alto, il basso, la globalizzazione, dibattiti su dibattiti, bastano questi 30 secondi di violoncello. Ci sei, Marco? Ci sei. Cosa stai guardando? Un punto fisso su... Dico, mo che... No, quando fai quell'occhio così mi preoccupi, stavi fisso sul giallo così. Non okay. Si muoveva. No, 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 è l'una per tutti, tranquillo. Ok, allora, andiamo avanti, prossimo punto di classifica. Numero 2. Previsioni meteo, dal weekend arriva il grande caldo, sole e afa in tutta Italia. Adesso pubblicità e poi torniamo qui, a tra poco. Allora, siamo sul podio, numero 2. Previsioni meteo, arriva il grande caldo, la classica raccomandazione, bevete acqua, mangiate frutta, vale. E qualcuno l'ha presa. Allora, questo è un profilo che si chiama il coinquilino di merda, abbreviato diventa il CDM. Ora lo so che voi siete abituati a questa sigla peraltro, però comunque, in questo caso pensate al coinquilino di merda. Il mio CDM, un tipo piuttosto previdente, è andato a comprare l'acqua per tutti. Quando mi ha comunicato un conto della spesa di circa 90 euro, sono rimasto un po' interdetto, pensando che avesse sbagliato scrivendo il messaggio. Poi sono arrivato a casa, questo è quello che ho trovato, la cifra indicata nel messaggio del CDM era di certo corretta. Studia architettura? Qualcuno chiede. Campione mondiale di Tetris, perché falla una roba del genere. Mi piace pensare che non sia un semplice ripostiglio, ma una grande camera, cioè che ci sia anche la profondità e bottiglie su bottiglie su bottiglie. Definisci previdente, ipotizza una siccità globale per la prossima settimana, cioè che significa previdente in questo caso? Vorrei aprire l'ultima bottiglia in basso a destra, grazie, mi ispira più delle altre. La sfili, casca tutto, andiamo avanti. L'incastro col detersivo è poesia, perché lì è lì l'artista. Oh. Il mio CDM, questo è un altro caso, posso credere. Ha deciso di costruire un tubo per convogliare l'aria condizionata dalla cucina alla sua camera. Dopo qualche giorno si lamenta della scarsa efficienza del dispositivo. Aiuti da parte di ingegneri, una richiesta di Tommaso, perché c'è il problema di uno che ha l'aria condizionata da una parte ma ha la stanza calda. Come faccio? Ok, lui ha fatto questa roba qua. Pensavo fosse un percorso per il criceto. Ha molto tempo libero il tuo CDM comunque per fare una roba del genere. È anche bello da vedere, cioè tutto so, arreda, no? Una cosa, non so se magari non è utile. Chiedere aiuto agli ingegneri è segno di debolezza e li rende più forti nel loro ego. Non farlo. Metta il letto là sotto e dorma in cucina, che questa diciamo è la soluzione più pratica. Oh, questa è la soluzione del CDM ingegnere per avere l'aria condizionata in camera sua. Questo è un video. Pronti? Tutte idee che possiamo dare andando verso l'estate. Mi immagino la gente a casa, oh, prendi le bottiglie, taglia. Lui prende l'aria condizionata da una stanza, la manda col ventilatore che attraverso delle comode buste la butta in un'altra stanza, ok? Cattiva idea. Mi sembra più uno che ha studiato filosofia. È tutto così sbagliato che viene difficile anche commentare. Mettere il ventilatore direttamente in camera era così difficoltoso. In effetti già c'era un vantaggio, come dire... Efficacissimo e per nulla invasivo, diciamo, no, è comodo attraversare questo. Ma se i genitori vedessero sta pagina, continuerebbero lo stesso a pagare per l'istruzione dei figli ingegneri in questo caso?
Oh, qua abbiamo invece un altro caso, questo è stupendo, questo è il mio preferito. Dobbiamo mangiare l'insalata di riso e siamo tutti un po' di fretta, ma non vogliamo gustarla calda. Così il CDM rassicura tutti, giurando di avere in mente un'idea ottima per raffreddarla velocemente. Tornando in cucina, questo è quello che troviamo, una testimonianza di Stefano dall'Università di Torino, che quello è il riso e sopra c'è un grande ventilatore per raffreddarla più velocemente possibile. Selezionando la massima velocità, ognuno potrà gustare l'insalata di riso dalla propria stanza. Lasciate le porte aperte, arriva il riso in faccia da tutte le parti. Degna anche del gruppo Cucinare Male, che diciamo un altro must che abbiamo dall'altra parte. Perché passarlo sotto l'acqua fredda è troppo difficile? Immagino, in questo caso potrebbe essere un'idea. Così tutta la polvere all'interno del ventilatore e tutta la schifezza che c'è nell'aria viene sparata direttamente nel contenitore, un concentrato di microbi e sporcizia fantastico che va a condirmi il riso. Non criticare il coinquilino, non solo ha raffreddato il riso, ha anche rafforzato il sistema immunitario di tutti i commensali. Il Multicentrum costa caro, ok? E andiamo avanti verso la numero uno di classifica. Nuova Rai, Miss Italia torna su Rai 1 dopo 10 anni. Miss Italia torna su Rai 1, si apre uno spiraglio per la pace nel mondo, finalmente. Miss Italia torna su Rai 1, ma le ragazze devono essere di chiara stirpe italica, bianche, cristiane, con la promessa di voler procreare al più presto, magari sono caratteristiche richieste, vai a sapere. Dopo Miss Italia potrebbe tornare in Rai persino il bagaglino, sarebbe la prima volta dal 93. Capite perché San Giuliano consiglia di leggere un libro al mese? C'è una logica. Ho un amico che riesce a fare la colonna sonora del Titanic scureggiando. Può interessare? Così. Pronti per il ciclo di Sognando la California, le repliche di Professione Vacanze con Jerry Calà e Geggia in prima serata su Rai 2? I'm ready. Perché uno comincia a tornare giovane, ricrescono i capelli. Aspettiamo anche Le Stazioni dell'Otto, che è un vecchio classico. Io tenterei di strappare colpo grosso a quelli di Italia 7 per portarlo in Rai. Grande programma che tutti ricordiamo. La Rai starebbe pensando di proporre il gioco Il Mercante in Fiera su Rai 2 dalle 19.45 alle 20.30 con la conduzione di Pino Insegno. Quest'ultimo, Insegno, a gennaio passerà a guidare l'eredità su Rai 1. Tutto chiaro? Quindi prima Rai 2, poi Rai 1. Però niente gatta nera, solo bianca con origini italiane. E su Rai 3 niente, Peppino. Qualcosa al posto del TG regionale, così sarà un attimo, se fa tutte e tre le reti. Pino Insegno e Berlusconi prossimamente su Rai 1. Questa, diciamo, è una prospettiva. E abbiamo finito? Abbiamo finito? Allora, intanto facciamo degli applausi alla Propaganda Orchestra: Roberto, Matteo, Fabio, Vincenzo, Daniele, Giovanni, Daniele, Giummi, Valentina. Applausi a Costanzo, Paolo, Francesca, Filippo, Marco. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver passato con noi anche questa stagione. È stata lunga, è stata densa, è stata pregna come tutte le stagioni che ci stanno, come dire, un po' invecchiando anno dopo anno, inevitabilmente. Quest'anno abbiamo festeggiato il nostro decennale. Facciamoci un applauso. Nel marzo del 2013 è iniziata questa avventura. E 10 anni dove ne abbiamo viste tante, fino all'ultima puntata, fino a questa puntata abbiamo raccontato il paese, e non solo il paese, diciamo anche pezzi di mondo come sappiamo, con gli strumenti che abbiamo, sperando sempre di aver fatto un lavoro onesto, tanto per citare Paolo Felata, che quest'oggi finalmente mi ha riconosciuto una qualità che pensavo di avere, ma e niente, noi pensiamo che abbia ovviamente ancora senso, soprattutto adesso, soprattutto in questi tempi, continuare a fare quello che stiamo facendo, e ci diamo appuntamento a settembre. Ci vediamo quest'estate, come dico sempre, l'importante soprattutto adesso sarà riconoscerci. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato a Propaganda Live, grazie a chi ci guarda. Ci vediamo a settembre, ci salutiamo con l'ultimo capolavoro del genio Macox. Grazie.
change is coming. Grazie a tutti!